Nell'ottica di questa chiave raffaellesca, che è così legata a Giovanni da Udine e a tutto l'ambito, a tutta la scuola che si forma negli anni di Leone X e anche un po' prima con Giulio II, ecco, un altro punto di riferimento che è veramente una continua scoperta, è una continua possibilità di comprendere la vastità degli interessi, dei suoi interessi come committente e collezionista. Sto parlando di Agostino Chigi, ma non solo la sua in particolare disposizione d'animo, di questa sua passione antiquaria, del gusto per l'antico e per la collezione che va costruendo piano piano, ma soprattutto perché questa collezione costituisce a Roma in quegli anni, e parliamo insomma degli anni cruciali in cui è anche arrivato Raffaello sta sempre di più sviluppando i suoi interessi antiquari. Ecco, la congiuntura di queste due figure, Agostino Chigi, ovviamente all'interno di un contesto che è quello della corte pontificia, dove già a partire da Giulio II gli interessi antiquari erano così diffusi e sviluppati, ma la congiuntura fra queste due personalità, Agostino Chigi e Raffaello, è ancora da mettere a fuoco, ancora da scoprire, e sono sicura riserverà ulteriori novità. Io sono molto felice di mettere a disposizione alcuni dei temi che saranno poi sviluppati nella mostra che sto curando con il professor Alessandro Zuccari, è stata più e più volte rimandata a causa del Covid. Mi auguro che per la primavera del 2023 si possa veramente realizzare. Quindi, in parte, quello che vi sto presentando oggi è un'anticipazione di quella che sarà l'esposizione nella Villa Farnesina, su Raffaello l'Antico e Agostino Chigi. Allora, la Farnesina è un edificio talmente noto che non ha bisogno di presentazioni, di ripassi cronologici, ma io procedo subito a ricordare che era un luogo pieno di oggetti. Ecco, questo forse vale la pena, su questo vale la pena soffermarsi, perché il mio lavoro di ricerca sugli inventari delle collezioni di Agostino Chigi nella Farnesina in qualche modo hanno riportato alla luce alcuni aspetti che in parte si conoscevano, ma in parte sono stati meglio precisati, perché solo all'interno della villa erano conservate 80 statue, 80 statue tra intere e frammentarie, e un numero imprecisato, ma si presuppone ancora più alto, nei giardini della villa. Erano conservate statue celeberrime, fra cui la psiche alata dei Musei Capitolini. Quindi non solo delle statue preziose erano all'interno della villa, ma statue preziosissime erano conservate nei giardini. Quindi dobbiamo immaginare un luogo spettacolare, non solo per la bellezza dei giardini, per la novità della costruzione che con Baldassarre Peruzzi inaugura una tipologia, quella della villa urbana, ma anche per ciò che conteneva e che adesso è andato completamente non perduto, ma disperso, e soprattutto abbiamo una serie di difficoltà nell'individuare quali erano le opere conservate, perché di queste 80 statue all'interno e del numero imprecisato all'esterno, che comunque viene ricordato anche negli inventari successivi alla vendita della villa da parte degli eredi senesi di Agostino Chigi e della sua famiglia ai Farnese, come tutti ben sappiamo, da cui prese il nome Villa Farnesina, questo avviene alla fine del Cinquecento, anche in quegli inventari si fa riferimento alle statue sparse, rilievi, sarcofagi e altro ancora all'interno dei giardini. Quindi rimane un argomento, come dire, ancora complesso, ancora da mettere a fuoco. Quando ho così
nel libro che ho scritto sulle collezioni antiquarie di Agostino, ho parlato di magnificenza, ho trovato estremamente utile associare questo termine che è stato coniato per Agostino Chigi, come sappiamo, da Pietro Aretino, il Magnifico, non tanto perché già prima la magnificenza non fosse stata associata ad Agostino Chigi, quanto piuttosto perché, insomma, con la fama di Pietro Aretino, anche ciò che lui scrive diventa di dominio pubblico e acquista, come dire, una connotazione sua propria. Ecco, ho trovato molto utile e molto illuminante associare il tema della magnificenza, che già non per la prima volta Agostino Chigi si può fregiare di questo titolo, ma come ben sappiamo anche Lorenzo il Magnifico, suo grande ispiratore, all'attesto di Giovanni Gioviano Pontano sulle virtù sociali e diciamo la declinazione che del tema della magnificenza viene data nel testo che scrive Pontano, pubblicato intorno alla fine del 400 e poi pubblicato a più riprese, sempre tra la fine del 400 e fine del 500. Ho trovato molto utile perché Giovanni Gioviano Pontano fa parte non solo punto di riferimento per già al tempo dell'Accademia Pontaniana, quindi ben noto a Roma, ma anche perché Pontano è uno dei referenti e degli amici umanisti colti, modelli culturali per Agostino Chigi, che si circonda poi di una serie di poeti che vengono accolti nella Villa Farnesina, che scrivono, in particolare ricordiamo Egidio Gallo, l'autore del poemetto Il Viridario, che celebra la realizzazione e la costruzione della villa, e poi anche Blosio Palladio, che a sua volta descrive e celebra in versi latini, questi sono tutti poeti neolatini, anch'essi legati a Pontano, così come gli altri poeti che all'interno del testo di Blosio Palladio scrivono le dedicatorie ad Agostino Chigi a introduzione del testo. Si tratta di molti di questi poeti neolatini, di allievi di Giovanni Gioviano Pontano, e in altre occasioni, nelle lettere in particolare, questo riferimento a Pontano emerge come proprio punto di collegamento tra il circolo culturale napoletano e quello romano attraverso Agostino Chigi, che frequenta Napoli, appunto il Pontano. Perché, tra l'altro, e questo è un altro argomento che sarebbe di grande interesse approfondire e sviluppare, ma a tutt'oggi non ci sono studi in merito, in relazione alla villa che Agostino possedeva anche a Napoli, una villa che veniva descritta come chiamata La Munizione, la villa di Agostino Chigi a Napoli, e che era anch'essa piena di collezioni antiche. Quindi statue della villa napoletana di Agostino, anch'esse disperse, ma qui il problema è ancora più grave perché non sappiamo con precisione dove si trovasse. Quindi la cosa interessante per noi è sottolineare la frequentazione dei circoli culturali napoletani, in particolare di Pontano, da parte di Agostino Chigi, e poi non solo a Napoli, ma poi anche a Roma accoglie molti degli allievi di Pontano. E quindi la cultura che circola è una cultura estremamente innovativa e densa di temi che poi avranno una grande risonanza in tutta Europa. Tra questi temi ritroviamo quelle delle virtù sociali, cioè le virtù di cui il principe, il senatore, la persona altolocata, il nobile e anche non il nobile, e questo è il punto interessante per noi perché Agostino non è nobile, si possono fregiare però di una serie di valori, fra cui quello della magnificenza, della convivenza, leggo appunto i capitoli del testo di Giovanni Gioviano Pontano, la fortezza, la liberalità, appunto la beneficenza e la magnificenza. Questi temi, quello della magnificenza in particolare, insieme a quello dello splendore, sono particolarmente importanti per noi perché Agostino Chigi, e questo è l'incipit del capitolo sulla magnificenza,
ricostituiscono una identità a quello che è, con un pochino di sprezzo, definito da Isabella la Marchesa Gonzaga un mercante, e tuttavia però là il denaro assume, nel contesto degli studi di Pontano e anche diffondendosi al di là della cerchia napoletana, assume un valore che è quello di nobilitare, e grazie alle imprese, ecco qui leggiamo proprio nelle prime righe del capitolo sulla magnificenza, come in pubblici monumenti, quali porti, opere realizzate con l'ingegno, ponti gettati e moli gettati sul mare, in templi dedicati agli dèi, Templa Deorum Immortalium, e in tantissime altre opere di pubblica utilità, possiamo riscontrare la magnificenza. Ed è proprio ciò che Agostino si appresta a realizzare, ispirandosi evidentemente, almeno in parte, a questa, a questi testi di Pontano, che sono così, diciamo, vantaggiosi per un, certo non un parvenu, ma qualcuno che si poteva ormai permettere di dialogare con le teste coronate, perché era il mercante più celebre e più ricco d'Europa, come lo chiamavano appunto il gran mercante della cristianità, e aveva appunto rapporti consolidati con il re d'Inghilterra, le lettere sono, diciamo, conservate negli archivi della Biblioteca Apostolica Vaticana, inviate appunto ai reali inglesi, inviate alla Margherita d'Austria, la reggente, e poi al re di Francia. Quindi il livello sociale ormai raggiunto da Agostino è talmente alto che la sua identità può anche assumere una nuova connotazione grazie alle sue imprese. Quindi il mecenatismo, questo per introdurre un tema che in sintesi possiamo definire come il mecenatismo di Agostino Chigi, non solo come consueta attività connessa alla ricchezza, al gusto per il bello, eccetera, ma anche proprio a una volontà di promozione, di autopromozione sociale, che trova nelle teorie di Pontano una fortissima e solida base. Ecco, forse l'opera più completa rispetto alla manifestazione di questa magnificenza è proprio la Villa Farnesina, anche se non dobbiamo dimenticare il porto costruito da Agostino Chigi a Porto Ercole, che è una città, la cittadina che lui acquisisce grazie a Giulio II e agli accordi con Giulio II per i suoi traffici, in particolare con i traffici dell'allume. E poi naturalmente io mi fermo o mi concentro sulla Villa Farnesina, ma tutti conosciamo molto bene le due cappelle in Santa Maria del Popolo e in Santa Maria della Pace, altri due luoghi focali del rinascimento maturo a Roma. E quindi, insomma, ci concentriamo sulla villa, dove l'interesse al gusto per l'antico, alla committenza artistica, a una visione d'insieme che colloca sullo stesso piano, in una stessa dimensione, esterno e interno, giardini, statue, decorazioni a fresco, crea veramente una novità a cui si ispireranno tantissime altre dimore nell'arco di tutto il Cinquecento e poi anche in seguito. Qui, in questo spaccato, vediamo la sequenza delle sale della loggia di Psiche al piano terra, dove era l'antico ingresso. Poi vediamo sulla sinistra la loggia di Galatea e in alto la sala delle prospettive e la stanza di Alessandro e Rossane, che doveva poi essere la camera matrimoniale, la camera delle nozze di Agostino Chigi e Francesca Ardeaschi. Questo a partire dal 19, quando viene celebrato il matrimonio. E tuttavia la famiglia già aveva iniziato un momento felice, per cui avevano già quattro figli, e come sappiamo Leone X convince Agostino a sposare Francesca Ordeaschi,
E in quell'occasione, nell'occasione di questa celebrazione, sappiamo che anche la loggia di Psiche fu realizzata in onore di questa unione. Ecco, adesso io desidero partire da quella che è proprio l'ultima sala per un motivo preciso. La sala delle prospettive è la sala che viene ultimata nella serie delle decorazioni interne alla villa. Viene ultimata proprio per ospitare il banchetto di nozze e siamo il banchetto di nozze ad agosto del 1519. Non mi posso soffermare per motivi di tempo sulla decorazione, ma mi interessava partire da questa sala perché da questa sala inizia l'inventario dei beni della villa, l'inventario redatto alla morte di Agostino Chigi, e cioè aprile 1520 Agostino muore, nel novembre del 1520 viene redatto un inventario che, attenzione, questo arco di tempo, cioè tutti questi mesi trascorsi dalla morte alla redazione dell'inventario, sono motivati dal fatto che è morta anche la moglie, cioè Francesca è morta appunto novembre 2020, scusate, i centenari a volte fanno questi brutti scherzi, a novembre 1520. Il motivo è che i minori, gli eredi, non sono più tutelati dalla madre e quindi si rende necessaria la redazione di un inventario proprio a tutela dei minori che sono orfani di entrambi i genitori. L'inventario prende inizio dalla sala delle prospettive, che ovviamente adesso non ospita più niente degli oggetti antiquari che erano conservati, ma grazie sempre all'inventario sappiamo che nella sala grande era, qui vi ho trascritto il brano estratto dall'inventario. Uno augure de marmore sta a ginocchio e sega un saxo. Già Roberto Bartalini, che ha pubblicato un primo importantissimo contributo della conoscenza degli inventari, Roberto Bartalini è riuscito a identificare, proprio seguendo l'inventario, l'opera citata nella Sala Grande, un augure de marmo le sta a ginocchio e sega un saxo, con il cosiddetto arrotino della tribuna degli Uffizi, quindi uno dei luoghi, il luogo più prezioso in assoluto, secondo le intenzioni di Cosimo de' Medici, il luogo più prezioso di tutta la raccolta delle gallerie degli dei palazzi ducali era proprio la tribuna, e quindi dobbiamo immaginare il valore attribuito a questa statua che un tempo si trovava appunto nella sala delle prospettive. E importante anche capire per quale motivo, io qui ho fatto un po' una ricostruzione un po' pedestre, ecco, però consentitemi questo giochetto, così un pochino per ricostituire quella che dovrebbe anche essere un'ipotesi per la mostra di ricollocazione delle opere all'interno dei luoghi originali. Non sappiamo se otterremo il permesso del trasporto, perché come sapete gli oggetti che si trovano nella tribuna sono di solito inamovibili, però ecco, almeno in immagine possiamo ritrasportare e ricollocare l'arrotino nella sala grande, la sala delle prospettive, e a questo punto chiederci per quale motivo la scelta di Agostino è caduta proprio su questa statua e non su altre che possedeva e che erano sicuramente di pari valore. Ecco, questo può essere compreso se ci riferiamo alla definizione proprio dell'inventario, un augure de marmore. Quindi l'originale interpretazione non era quella, figuriamoci, dello schiavo scita, che è l'attuale lettura e comprensione da parte della moderna storia dell'arte antica del personaggio che si piega per arrotare il coltello e scuoiare Marsia.
E arrotino era così un termine che, diciamo, dava comunque indicazioni verso quel tipo di interpretazione. Ma prima ancora di arrivare a questa lettura, evidentemente, gli iconografi di casa Chigi l'avevano interpretato come un augure, un sacerdote dell'antica Roma, e facendo appello all'iconografia rinascimentale, ecco che troviamo Prindelvaga che dipinge un affresco staccato da Palazzo Baldassini, ora conservato agli Uffizi. Dipinge proprio una scena raffigurante l'augure Attonavio che con un coltello in mano taglia un sasso. Quindi Tarquinio Prisco, il re dell'antica Roma, secondo quello che narra Tito Livio, aveva avuto poca fiducia nelle previsioni degli auguri per quanto riguardava le imprese militari. Doveva essere sempre presente un responso da parte dei sacerdoti dell'antica Roma prima di poter intraprendere un'iniziativa bellica. Avendo fatto una scelta di totale invece autonomia rispetto alla casta sacerdotale, e avendo ricevuto una sorta diciamo, di protesta da parte del capo dei sacerdoti, che è appunto Attonavio, Tarquinio Prisco sfida Attonavio a tagliare, visto che lui è un augure e può non solo prevedere il futuro, ma è dotato di poteri superiori a tagliare un sasso con un coltello. E questo avviene, cioè l'Attonavio, l'augure, si inchina e taglia il sasso con un coltello. Quindi adesso forse possiamo capire perché il nostro arrotino viene collocato in uno spazio privilegiato, che è questo che vedete individuato con un rettangolo all'interno della pianta di Baldassarre Peruzzi progetto della Sala delle Prospettive, disegno conservato a Firenze, sempre nel Gabinetto dei Disegni e Stampe, e ho fatto l'ipotesi che questo riquadro che si trova entrando a sinistra, esattamente come viene ricordato nell'inventario, potesse effettivamente essere configurato come uno spazio da dedicare all'unica statua che aveva l'onore di essere conservata all'interno della Sala delle Prospettive. Questo lo sappiamo con certezza perché ce lo dice l'inventario. E allora questo onore è probabilmente dovuto al fatto che si trattava di una figura sacerdotale, e il potere sacerdotale doveva essere affiancato a quello militare e politico. Quanto di meglio per il banchiere del Papa che celebrare ed esaltare il potere sacerdotale all'interno del potere temporale? Quindi la spiegazione della priorità, dell'importanza data, attribuita a questa statua, splendida statua ellenistica, era probabilmente giustificata dall'interpretazione che ne veniva data come aure e come quindi rilevanza del potere ecclesiastico. L'opera ha suscitato tantissimo interesse e tantissima attenzione da parte dei tanti artisti che hanno circolato nella villa, perché artisti di Agostino Chigi. Questo è un disegno che ne trae Sebastiano del Piombo, conservato al British Museum, e qui abbiamo anche uno studio un po' da rintracciare, un po' nascosto all'interno di un foglio dell'Albertina, però sembra tra i vari volti, questi sono però volti ritratti dal vero di vari frequentatori della villa, chissà, forse uno dei ritratti, qui troviamo anche il volto di Sulpizia Petrucci o di Francesca Ordeaschi, in queste due figure femminili, però certamente questa figura somiglia moltissimo, questa testa in basso a destra, all'augure, alla statua ellenistica. L'arrotino ha ispirato naturalmente tutta la scuola di Raffaello, questo è lo splendido disegno
attribuito, abbiamo questa attribuzione a Penny, questo splendido disegno del Louvre nel pastore che si inginocchia a destra, troviamo un riflesso, un ricordo rivisitato della posizione dell'augure a Tonatio, e poi io, insomma, ipotizzo che anche Raffaello, chiedo scusa per la qualità del disegno, della foto del disegno, però ipotizzo che anche nella posizione dello studente di Euclide, del cartone, dello splendido cartone dell'Ambrosiana, questo volto che si guarda verso l'alto con un'espressione stupita e quasi un po' di reverenza, possa essere stato ispirato a Raffaello anche nella posizione dall'aure, dall'arrotino di Agostino. Io vedo che sto facendo molto tardi, però ho come limite, mi pare, le 9:45, se non sbaglio. Sì, ma prendiamo pure anche qualche minuto in più. Dopo lasciamo qualche minuto per la discussione, ma insomma, procedi pure. Va bene, ecco, questo l'abbiamo già visto, il modello recuperato anche negli arazzi della Scuola Nuova, una rivisitazione della posizione dell'arrotino. E l'aspetto interessante è che l'unica statua a tutto tondo che si conservava era quella dell'arrotino, ma nelle nicchie era stata ipotizzata la presenza di teste. Erratiche di teste antiche, proprio perché le nicchie sono una soluzione che poteva ospitare con molta, diciamo, in modo molto funzionale una testa antica. E noi abbiamo ben 5 nicchie sormontate in fondo nel lato della parete est, abbiamo una nicchia vuota con Apollo, un'altra nicchia con Venere e poi nell'altro lato, ecco qui avevo fatto un ingrandimento, Venere-Apollo sopra le nicchie vuote, mentre nella parete nord Diana, Minerva e Giunone. Cosa poteva essere conservato nelle nicchie? Io ho fatto l'ipotesi che probabilmente la spiegazione, l'ipotesi più coerente potesse essere quella di una testa associata alla divinità che sormontava la nicchia, anche perché, questo è molto interessante, un tema su cui sto lavorando, i serti di fiori e foglie che decorano la nicchia sono ispirati. Sono legate in qualche modo alla divinità sovrastante, quindi l'ulivo per Minerva, poi le roselline per Venere. Quindi la mia ipotesi è stata quella di rintracciare una serie di teste, e queste sono quelle della collezione Chigi, ora conservate al Museo di Dresda, che nel Settecento arrivarono, l'elettore di Sassonia le acquisì dalla collezione Chigi di Siena. Però l'ipotesi che sto percorrendo è che quando la Villa Farnesina viene lasciata con grande dispiacere ai Farnese, i Chigi di Siena difficilmente lasciano ornamenti e doni ai compratori. Quindi è molto probabile che la villa sia stata smantellata di tutti gli arredi. E addirittura, e questo è documentato, perfino delle mostre marmoree delle porte. Quindi, se noi abbiamo come documentazione questo fatto, cioè che le mostre marmoree delle porte furono smantellate, mi sembra difficile che furono lasciate delle teste antiche di grande valore. L'ipotesi però ancora non è verificata, cioè faccio l'ipotesi che queste teste che ora si trovano a Dresda nella collezione, proveniente dalla collezione Chigi, potessero essere identificate con quelle, possano essere identificate con quelle che un tempo ornavano le nicchie. Un aspetto interessante che volevo fare notare, che è molto interessante, perché la decorazione delle nicchie è fatta con queste marezzature, con questi effetti un po' traslucidi,
ricordare gli sfondi dei cammei, delle onici, delle agate, e voi pensate all'effetto di contrasto tra le teste candide di marmo bianco e lo sfondo, così un po' opalescente, forse proprio a ricreare questo contrasto, tra scuro e chiaro, che è proprio quello che rintracciamo nei cammei più spettacolari della tradizione ellenistica. Quindi, ho pensato a questa testa di Apollo perché ha questi tratti femminei che ben si addicono alla figura di Diana. Poi sempre nella collezione Chigi di Dresda, troviamo una testa di Atena e questa splendida, veramente magnifica testa della musa Euterpe, che ben poteva essere interpretata come una testa di Venere, da inserire nella nicchia sottostante la figura di Venere Amore, ornata di roselline. Questo è un mio fotomontaggio un po' pedestre, ma che restituisce lo splendore anche dell'allestimento, perché dobbiamo immaginare la difficoltà di allestire una collezione antiquaria dove molti oggetti erano erratici, erano frammentari, ed Agostino aveva così trovato una modalità che poi non a caso sarà ripresa, e questo è tutto un altro capitolo che si dovrebbe aprire, nel Palazzo Farnese, dove anche lì ci sono delle nicchie. Siamo ormai però alla fine del Cinquecento, delle nicchie che ospitavano dei pezzi appunto antiquari che potevano così essere offerti alla vista e meglio allestiti. Rimanendo sempre nella sala delle prospettive, c'è questo splendido affresco che orna appunto sempre il lato nord accanto al camino, la scena della tintura delle rose e Venere che si punge per soccorrere l'amato Adone. Ecco, anche qui apriamo un altro argomento, cioè approfondiamo un tema che è di grande interesse, che è quello della relazione che si instaura fra l'antico e la decorazione moderna, la decorazione cinquecentesca. Gli affreschi sono tutti in qualche modo in dialogo o con le collezioni del committente che amava rintracciare negli affreschi le opere che possedeva, ma anche potevano essere opere di altri a cui veniva fatto un homage, per così dire. Ecco, questo non sono ancora riuscita a in qualche modo a chiarirlo. Il lavoro da fare sulla complessità delle collezioni agostine è arduo, ma l'ipotesi che non solo la scuola di Peruzzi, ma anche Sebastiano del Piombo avessero voluto fare un omaggio alla splendida statua ellenistica del cosiddetto invito alla danza, ninfa che si slaccia un sandalo, che anch'essa è conservata agli Uffizi, mi pare molto stringente, ancora di più nel dipinto peruziano e un po' meno stringente, anche se di probabile ispirazione, nel dipinto di Sebastiano, che come sappiamo viene realizzato per Agostino Chigi. Ecco, laddove il dialogo, e questo è uno dei temi, diciamo, fondativi della decorazione della Villa Farnesina. Il dialogo è veramente stimolante, l'antico come fonte di rimodulazione, di riformulazione, di rielaborazione e possibilmente anche di superamento. Adesso abbiamo poco tempo, quindi dovrò saltare molte cose, però per esempio l'altra celeberrima statua, quella appunto di Pan e Daphni, che Pietro Aretino ci consegna come presente nei giardini di Agostino Chigi,
E qui c'è la citazione delle lettere, come nel palazzo Chisio fa Fedro il satiro di marmo che tenta di violare il fanciullo, ecco che diventa oggetto di studio per questo disegno della scuola di Raffaello, conservato, uno splendido disegno a penna conservato al British Museum, e poi una variegata, diciamo così, una continua fonte di ispirazione per variegate opere a tema satiresco, da appunto la stampa che vi sto facendo vedere, da Giulio Romano a Bonasone, e perfino rintracciamo una citazione, e questo è di nuovo il tema dell'omage di cui parlavamo prima, la citazione della testa del Pan all'interno dell'affresco della loggia di Galatea, dove occhieggia fra le gambe del Perseo vittorioso la testina del Pan, che Peruzzi poi riprende in questo splendido disegno di Chatsworth, con i tre satiri, dove quello al centro è ancora una volta ispirato al Pan. Poi vado veloce su alcune cose perché il tempo è quasi finito, però naturalmente anche, e questo è già tema più noto e celebre, quello della psiche alata che viene citata in questo splendido disegno, forse attribuito alla cerchia di San Gallo, in relazione al Camino Altoviti, e c'è una scritta che spiega che nell'orto d'Agostin Chigi si trova la statua qui raffigurata, cioè la splendida psiche, che diventa modello per Raffaello dalla Cappella Chigi in Santa Maria del Popolo, alla meravigliosa psiche, che qui era una quanto mai filologica l'attenzione, quanto mai filologica la scelta iconografica, la psiche che presenta il segreto di Proserpina contenuto nel vaso a Venere, sempre nelle loggie di Psiche, e qui ho cercato una particolare che meglio corrispondesse alla postura, che naturalmente non è mai copiata tal quale, ma è rielaborata, però questa torsione così ricca di pathos non poteva non stimolare Raffaello, e quindi anche poi il suo rivale, ovviamente anche Sebastiano, la recupera fino alla fine degli anni 30 nella pala della Cappella Chigi, nella Natività della Vergine, dove l'ancella si torce in questa torsione che in qualche modo si riflette ideali michelangeleschi, però anche si presta, come dire, si prende, trae spunto dall'invenzione ellenistica. Ecco, io vado veloce perché vedo che, però volevo concludere, al di là della statua, poi casomai se ci sono delle domande possiamo tornare su alcuni aspetti, sulla splendida statua della Venere con Delfino del Getty Museum, che è testimoniata, scoperta a Roma nella famosa stampa, nella bella stampa di Antonio da Brescia, Giovanni Antonio da Brescia, e poi testimoniata dalla serie dei disegni della Venere pudica della cerchia di Raffaello, uno che è a Oxford, l'altro che è a Budapest, tutti tratti da questa bellissima statua che a un certo punto prende la strada per Parigi, viene acquisita dal Cardinal Mazzarino, ma siamo già nel 600, e anche poi un disegno, scusate, qui non ho indicato la collocazione, l'Albertina di Vienna per quello a sinistra, e Firenze invece una copia probabilmente sempre nell'ambito raffaellesco, il disegno di destra, una collocazione di questa serie di disegni intorno agli studi che Raffaello fa per le stalle Chigi, dove che Fromme l'ha messo in relazione all'erigenda nuova fabbrica delle stalle, con questi piccoli studi di putti che giocano con gli animali, rovesciano vasi, fanno pensare all'idea di una fontana. E mi piace pensare che anche questa Venere pudica di Raffaello sia in qualche modo collegata, e questa analogia con i disegni che abbiamo visto scaturire dallo studio della Venere Getty,
possa fare riferimento a quel momento di studio per realizzare una fontana. Ecco, a conclusione di questo percorso, che adesso stiamo solo facendo velocissimamente, io salto alcune immagini, anzi devo dire che sto saltando tutte, ma possiamo tornarci se volete, però a conclusione di questo discorso mi faceva piacere associare sempre alla Venere Getty lo studio non solo dell'antico per la Galatea che ha già identificato e messo in luce sia Tönnies nel suo studio illuminante sulla Galatea, i modelli culturali a partire dal rilievo per l'ara di Domizio Barbo e tanti altri modelli classici, ma anche poi come ha rilevato Silvia Ferino Pagden per la statua della Venere di Doidalsas attualmente a Palazzo Altemps, come testimonia questo studio della scuola di Raffaello per una Venere accovacciata, modello di riferimento per la nostra Nereide della Galatea, e anche poi, questi sono gli studi di, come vi accennavo prima, di Tönnies che hanno rintracciato questi splendidi modelli classici per la figura della Nereide a cavalcioni del Tritone, in particolare qui in basso a sinistra, Domiziano Barbo a Monaco, e ancora dettagli ingranditi, anche se quello sopra un pochino sfocato, sempre Monaco, sempre Domiziano Barbo, il rilievo spettacolare di questo Tiasos marino, ma soprattutto questo dettaglio del polpo che morde, viene morso dal delfino che Raffaello recupera con temi inerenti sul piano del vizio sconfitto dalla virtù, sempre dalla statuaria classica. Allora, grazie. Andiamo rapidamente avanti perché la prima slide vi mostra i luoghi e comunque Costanza Barbieri ha già illustrato abbondantemente e sapientemente la figura di Agostino Chigi. Nella seconda immagine in basso vedete Roma vista dall'alto. Oggi questa immagine in realtà è un omaggio a Piazza Tevere, è esattamente il luogo dove è collocata la Villa della Farnesina. È un luogo che corrisponde anche alla ubicazione della villa di Giulia, figlia di Augusto, che è interrata ormai grazie al fatto che prima del Novecento si sono costruiti i muraglioni di Lungotevere. Ma sapete che gli affreschi si trovano a Palazzo Massimo e sono di encomiabile bellezza. Andiamo ancora avanti. Anche qui rapidamente un'immagine dei giardini, fino ad arrivare all'oggetto principale, almeno della prima parte della presentazione, che sarà la Farnesina. La seconda, vi anticipo, saranno le logge di Raffaello in Vaticano. Perché io ovviamente mi soffermerò sull'aspetto naturalistico dei festoni, cercando di capire perché il committente e poi il pittore hanno dato un rilievo così importante all'aspetto naturalistico. E sappiamo che appunto Giovanni da Udine è l'artefice di questo straordinario pergolato dove c'è un inventario veramente incredibile della flora che arrivava a Roma da tutto il mondo in quel periodo. In quel periodo storico, anzi con grande anticipo rispetto a quanto ci saremmo aspettati. Vediamo ancora la successiva, un'altra immagine dell'oggiato. Certamente quello che vediamo adesso è qualcosa di molto diverso. Ricordiamo, soprattutto per i ragazzi che non so se conoscono in prima persona questi luoghi, che da questa loggia si aveva accesso ai giardini, certamente non c'erano il palazzo sulla sinistra, e soprattutto non c'era anche quel rilevato che è stato costruito con la costruzione dei muraglioni, ma lo sguardo andava verso il giardino e verso il Vaticano. Siamo esattamente fronte nord della villa,
che faceva affacciare, si affacciava verso la prospettiva del Vaticano. Vediamo la successiva. E sappiamo che, come ci viene commentato, nella loggia di Psiche, Giovanni da Udine fece un recinto di festoni grossi attorno agli spigoli e quadratura della volta, facendovi stagione per stagione di tutte le sorti frutti, fiori e foglie, con tanto artificio lavorate che ogni cosa si vede staccata dal muro è stupendissima. Ma poi sottolinea anche il Vasari, insomma, che tante sono le maniere di frutte e biade che in quell'opera si veggono, che non per raccontarle una ad una, e poi io non ve le racconterò, però vi darò un cenno e vi darò le fonti per vederle ad una. Vi dirò solo che vi sono tutte quelle che in queste nostre parti ha prodotto la natura, ma anche quelle che vi dicevo arrivavano a Roma in quell'epoca storica in grande anticipo rispetto ad altri contesti. Vediamo ancora la successiva. E infatti lui sottolinea, Vasari, ardisco ad affermare che Giovanni in questo genere di pitture ha passato tutti coloro che in simili cose hanno imitato la matura, perciò che, o le altre cose, insino i fiori di Sambuco, e qui li vedete nell'immagine centrale, che quelli di Finocchio che vedete in alto, ed altre cose minori vi sono veramente stupendissimi. Quindi c'è un'ammirazione da parte dei pittori contemporanei e successivi su questo naturalismo, che possiamo dire straordinario di Giovanni da Udine, se soprattutto straordinario dato il contesto storico, perché se confrontiamo le pitture di Giovanni da Udine con quelle di predecessori di anche di poche decine di anni, ci stupiremmo dell'attenzione alla descrizione della natura che arriverà in realtà normalmente molto dopo. Vediamo ancora perché sottolineo questo aspetto. Sarà in immagini successive. Questa è un'immagine no, poi comunque puoi andare avanti, Alessandro. Le Tre Grazie. Qui vedete le cornici che hanno questi appunto festoni molto tondi, diversi anche, non solo per qualità, ma e per quantità dai festoni romani. In effetti vi anticipo, ma si vedrà vedere dopo nelle immagini successive. La successiva. Ecco, quante sono le piante? Allora, contare le piante della loggia di Psiche non è facile perché dipende come si contano le cose. Se dovessi dire quante specie diverse sono raffigurate, siamo circa 170 specie diverse e non è poco. Se pensate che, insomma, i festoni classici romani arriveranno a 20-30, qui siamo a un numero straordinariamente più grande. Se contiamo come mazzi di gruppi, siamo a circa 1200 elementi iconografici vegetali. Se contassimo singolarmente, questo non l'ho fatto, ma saremmo sulle 10.000 o qualcosa di più, tipologie. E come potete vedere già in questa immagine, ma lo mostrerò anche dopo, vedete, c'è un'attenzione a dettagli che normalmente, appunto, in quel periodo storico non ci sono, quali, per esempio, il marciume, cosa che sarà caravaggesca, forse, cioè l'attenzione alla natura qual è, non quale dovrebbe essere, quindi da elementi molto veri. Qui vedete una lista di specie in funzione della frequenza, perché dal punto di vista del significato, certamente tutto questo ha un valore. Le mele, vedete, spiccano sopra ogni cosa, pesche, pere, melograni, zucche indiane, melanzane, uve, viluccioni, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questo commenterò dopo. Andiamo avanti. Ecco, vi dicevo, guardate come in queste epoche, i primi del Cinquecento, si possano raffigurare delle mele con un'attenzione ai dettagli della maturazione, alla fenologia delle specie. E sicuramente non a caso, appunto, Giovanni da Udine viene considerato l'inventore della natura morta. Andiamo avanti. Come anche queste, il dettaglio di queste cavolo cappuccio con l'attenzione all'acini, cioè al grappolo consumato e così via. Questo
qualcosa che è del tutto anomalo rispetto ai pittori precedenti. Vediamo ancora. Ancora melecotogne, così come possono essere in natura quando superano la maturazione. Avanti ancora. E questa una pigna che anche qui di straordinaria finitura, che ci mostra i dettagli appunto dell'alloggiamento dei semi sulle squame, insomma con un'attenzione che veramente ci colpisce. Andiamo avanti ancora. E qui appunto ancora qualche carrellata di immagini di alcune delle tante specie che vi ho elencato, dipinte dalle ciliegie alle olive, successiva le rose, rose diverse, ovviamente questa è l'osa alba incarnata, la successiva. Gelsomini, lo jasminum officinale, papaveri, sulla destra intravedete, vabbè, un trifoglio e carciofi nelle diverse varietà. E sotto, vabbè, sotto c'era anche un'aloe vera, quello è un festone molto particolare perché vi dirò, dipinge anche piante medicinali, carciofi in diverse varietà, ancora avanti, melanzane, avanti ancora. Ecco, questa immagine la vorrei commentare un pochino più attentamente perché questa invece è un'immagine che ci riporta un pochino al contesto medievale. Perché cosa vedrete al centro questa grande struttura ellissoidale è una noce di cocco. Quando la noce di cocco ci arriva sul mercato, normalmente è privata del mallo fibroso con cui facciamo gli zerbini o altre fibre e ci arriva soltanto l'endocarpo. Tutti avrete osservato, mangiando il cocco al mare o altre cose, che orientato in un certo modo, quindi sul lato più stretto della curvatura, ha tre forellini. Questi tre fori in realtà si spiegano scientificamente perché è una monocotiledone, simmetria trimera e rientra nella regola di base di un certo tipo di piante. E sono i punti in cui escono le radichette. Però nella fantasia e nell'interpretazione degli antichi, questi tre fori erano l'allusione ad una testa, quindi due occhi e una bocca. E guardate, penso che riusciate a vedere come anche qui Giovanni da Udine lascia la suggestione che è tipica del mondo medievale, queste teste barbute a destra e a sinistra, che sono quasi dei teschi o strutture di vecchi, che sono collegati all'iconografia della noce di cocco. Tra l'altro qui sarebbe l'occasione, ma non ho molto tempo, di parlare della teoria della signatura, che non so se avete affrontato nel dottorato, cioè quindi il rapporto di significato che esiste fra il mondo vegetale, animale e il divino. Nel senso che gli antichi credevano che la forma non fosse casuale, anche noi crediamo che la forma non è casuale, ma oggi diciamo che la forma si è selezionata perché è più efficiente per una pianta, per un animale, per fare le sue funzioni, quindi la vediamo come frutto di una selezione naturale. Gli antichi pensavano che la forma fosse collegata a un segno divino, che ci permetteva di interpretare il collegamento con le divinità, quindi una forma di manifestazione del divino e forma di decodifica per l'uomo intelligente. Comunque su questo andiamo avanti, poi in caso se ci sono domande entrerò nel dettaglio. A prova di tutto questo vi mostro delle tavole successive, ma che non fanno altro che portare alla luce la cultura del tempo come forme di piante molto diverse in funzione di alcuni denominatori comuni e associazioni logiche venivano associate a delle parti del corpo umano e in effetti ancora oggi noi diciamo testa d'aglio o vedete quello che mi interessava mostrarvi qui è in basso a destra perché immagino se sposto il cursore voi non lo vedete, vero? No, lo No. devo vedere, lo No, faccio io. no, infatti vi dico io l'ubicazione. In basso a destra vedete una noce di cocco, guardata lateralmente, vedete un forellino, questo è lo cosiddetto occhio.
Loro interpretavano, come vedete anche la leggenda, nelle tavole di Fidogno Monica, come certe piante appunto assomigliassero a una testa. Quindi la noce di cocco era legata alla signatura della testa, come lo sono le noci, i cui semi hanno dei grigli che assomigliano al cervello umano. Quindi denominatori comuni di piante molto diverse che venivano lette per un significato simbolico. Vi sottolineo questo perché è uno dei pochi casi in cui Giovanni da Udine mostra la sua cultura collegata al mondo medievale, in cui c'è questo rapporto di significato legato al divino e alle tradizioni storiche, e non ritrae le piante per quello che sono, ma per quello che per come sono interpretate. Andiamo avanti. Anche qui, nel caso della Calistegia sepium, che è una pianta comunissima, si trova negli ambienti un po' umidi, un'arrampicante erbacea chiamata anche viluccione, campanellone, sicuramente l'avrete vista nei campi più volte, viene raffigurata in modi diversi, con questo grande pistillo centrale, oppure vedete le successive immagini, l'altra slide. Vedete con strutture trimere a sinistra o polimere, e per un pittore così attento come Giovanni da Udine questo non è casuale, perché appunto se dettaglia scrupolosamente tante cose con una fedeltà, se poi sceglie tre forme iconografiche diverse per la stessa pianta, è perché probabilmente vuole attribuire significati diversi a forme diverse della stessa pianta. E vediamo la successiva. Non l'ho mostrato, ma nella successiva c'era un'associazione fra l'idea del maschile e femminile e l'ermafrodito. D'altronde i fiori possono avere, giustamente per natura biologica, questo tipo di natura, possono essere unisessuali, maschili o femminili o ermafroditi. Ma adesso vorrei soffermarmi sull'eccezionalità scientifica dei festoni. Vi ho detto che si tratta di una ricchezza eccezionale, quasi 170 specie. Ah, non entro nel discorso cultivar e varietà, perché su cui sto facendo ulteriori approfondimenti adesso, sul supporto di colleghi agronomi e frutticoltori. Se mettessimo le cultivar, probabilmente questo numero raddoppierebbe. Perché delle tante mele, per esempio, abbiamo distinte almeno 40 diverse. Quindi, adesso fermandosi a livello di specie, possiamo dare questo numero. E possiamo comunque dire che una biodiversità senza uguali fra tutte le rappresentazioni artistiche, e vi dico di tutti i tempi, sia in senso qualitativo che quantitativo. Se pensiamo che la primavera del Botticelli ha 50 specie, qui siamo al triplo, ma poi anche confrontando molte altre cose in una sola sala, non esiste caso più fecondo e ricco. Andiamo avanti. E in effetti io da molti anni avevo iniziato, appunto poco dopo la laurea in realtà, un primo contributo, ma che poi ha visto approfondimenti successivi per descrivere le specie diverse. E infatti qui vedete la primavera, di cui esiste uno studio dettagliato sull'aspetto floristico, ma arriviamo a un numero molto più basso comparato con la loggia di Amore Psiche. Avanti ancora. E però, a parte il numero, dice eccezionale perché ha il massimo numero di specie diverse rappresentate rispetto a qualsiasi altra sala nel mondo. Ma c'è un'altra priorità, un altro motivo di eccellenza, e su questo io vorrei spingere ancora l'Accademia dei Lincei a darne rilievo, perché pensate anche nella comunicazione della sala, certamente è il fatto che ci sia Raffaello, che ci siano pigmenti eccezionali, adesso la scoperta di azzurrite, altri pigmenti, il blu d'Egitto, è qualcosa di eccezionale. Però
Quando si può dire di un luogo che è la sala botanica più ricca del mondo ed è anche la prima rappresentazione europea, o se possiamo dire a questo punto internazionale, delle piante arrivate dalle Americhe. Perché qui siamo a meno di 20 anni dalla scoperta, insomma, circa 20 anni dalla scoperta dell'America, e pensate che qui sono dipinte, raffigurate più volte e con diverse varietà piante americane. Certamente questo è dovuto al potere di Agostino Chigi, che aveva bastimenti in tutto il mondo, ma rapidamente, come dimostrazione di potere, ha voluto nella sua residenza le piante più diverse. E qui vedete sia Zea Mais che Cucurbita pepo e Cucurbita moscata. Andiamo avanti. E perché appunto ha voluto? Sicuramente, essendo questo l'ingresso alla sua residenza, chiunque fosse arrivato, oltre a leggere le storie peripezie di psiche e la storia dipinta nella loggia, avrebbe guardato in alto questo pergolato e avrebbe visto qualcosa che non aveva mai visto. Quindi, meraviglia. Sensazione immediata nel vedere un pergolato senza uguali, dove c'erano piante, non solo le piante di tutto il mondo, ma cose mai viste prima. E quindi stupore, ammirazione per quantità, numerosità, diversità, rarità, eccezionalità, ma anche mistero e magia e naturalmente bellezza. Quindi si poteva dire che era uno strumento di meraviglia, uno status symbol di potere eccezionale. Vediamo ancora. E fra le piante come strumento di meraviglia, sicuramente vi elenco frutti mai visti, gran turco, zucchine, zucche, fagioli, nessuno la poteva aver mai visto in quell'epoca storica. Piante rare e insolite, castagne d'acqua, cuore di palma, l'acassia, l'arme, rarissime, pensare che siano dipinte qui. Piante magiche anche, come vi ho detto, noci di cocco, villocchioni, gigari, funghi, avanti ancora, quindi un certo numero di piante contribuiva a dare questa sensazione, ma naturalmente la meraviglia era collegata anche a uno strumento di dimostrazione di potere. E certamente questa natura universale sembra alludere all'enorme potere e ricchezza, una sorta di status symbol, del committente. Vediamo ancora, perché anch'io capisco che devo andare più veloce, perché vi voglio mostrare molte cose, ma naturalmente non voglio trascurare l'amore. Siamo comunque in una sala in cui il soggetto è la storia amore psiche, sappiamo che tutto questo è collegato al matrimonio di Agostino Chigi con Francesca De Archi, e sicuramente l'allusione all'amore e all'erotismo è un filo comune. Fra l'altro, in un saggio di Philippe Morella si sottolinea come molte di queste zucche hanno questo aspetto priapesco e ci sono anche dei giochi molto evidenti nella sala che mostrano l'erotismo a cui è collegato tutto questo. Vediamo ancora. Qui vedete queste zucche, la Genaria siceraria longissima, dipinta tantissime volte e appunto in alcuni casi con un evidente erotismo. Avanti ancora. E qui, sempre rapidamente, vi dico che volendo separare i contesti delle specie, ci sono alcune che sono emblema di cerere, tipo grano e capsule di papavero, frutti della grande madre, simboli della fertilità, fra cui pigne, melograni, meloni, anguri e mandorle, piante di Bacco e Priapo come emblemi di virilità, uva, fichi, zucche a bastone, cetrioli, fave. Simboli di potere, vita e vittoria, ghiande di querce, olive e datteri e piante della buona sorte. Vediamo ancora. E certamente poi nella miscela di piante collegate all'idea dell'amore e del matrimonio, quindi fiori e frutti di Venere, fra cui rose, narcisi, ma anche frutti, mele, gelsi e albicocche, collegati a Giunone. Tutti questi simbolismi me lo chiedete da dove li prendo?
sia da citazioni esplicite di Plinio che da fonti successive molto chiare rispetto alla direzione e altri frutti chiarelli dei. Quindi, fra l'altro, questo studio di cui io sapete, ho pubblicato molti anni fa un libro sulla loggia che è di carattere descrittivo. Sono in procinto di pubblicare un libro interpretativo e molto più ricco iconograficamente proprio per evidenziare i significati che vi sto dicendo. Avanti ancora. Ma poi ancora, omnia fruges, come vorrei chiamare questo capitolo, cibo e prosperità da tutto il mondo, quindi cereali e legumi minori del mondo antico. E qui vedete la motivazione per cui trovo orzo, panico, sorgo, carrube, carciofi, cavoli, endivie, finocchi, barbabietole, eccetera, eccetera, rape, pastinache. Pensate anche all'interesse che c'è oggi da un punto di vista non artistico, ma anche culturale, nel capire cosa si mangiava nel Cinquecento, certamente nella mensa dei ricchi, ma anche quella dei poveri, quella che era patrimonio comune di quell'epoca storica, quindi anche frutti comuni del mondo rurale. Tra l'altro Agostino Chigi mette, no Agostino Chigi, scusate, Giovanni da Udine mette nelle pitture qualcosa che sicuramente interessava a lui in primo luogo, perché mette cose di montagna, cose che sicuramente non si metterebbero, la grafite stomentosa dei cardi dei campi, che è un fatto unico mettere in un dipinto. Quindi ha un interesse particolare e specifico per la natura. Avanti ancora. E quindi le piante e la medicina. So che l'elenco è lunghissimo, ma siccome vorrei mostrare anche il Vaticano, vado rapidamente. Quindi darvi un'idea che veramente l'inventario è eccezionale. Avanti ancora. Qui vi mo posso mostrare, questo è stato parte del materiale che è stato utilizzato per una mostra che c'è stata ai Lincei 3 anni fa. Sempre sulla loggia e le piante provenienti da tutto il mondo, qui ha fatto un'analisi delle provenienze geografiche delle piante dipinte. Certamente il grosso viene dall'Europa, ma sia dall'Asia che dall'Africa e dall'America, questo è eccezionale, erano già arrivate a Roma molte, molte piante. Quindi è veramente un inventario di tutto quello che poteva esistere al mondo, non c'è qualcosa di trascurato. Avanti ancora. E infatti, ecco, dall'America vedete il mais, le zucche, solo qualche esempio. Avanti ancora. Ancora dall'America queste varie specie di zucche, cucurbita, maxima e moscata. Dall'Asia e dall'India i meloni, questo lo conoscevano già gli antichi romani, ma non che non siano importante citare, avanti ancora. Dall'Asia, del Kazakistan, Almata, le mele, che sono le più ricorrenti, ma sono un emblema di Venere. Andiamo avanti ancora. Dall'Asia e Turchia, le ciliegie portate da Lucullo. Dal Medio Oriente, grano come triticum e come ordeum. Dal Medio Oriente, ancora l'aloe. Noi la conosciamo oggi come pianta medicinale, ma grande interesse medico. Dall'Europa, Georgia, la vitis, Iran, melograni, avanti ancora. Dall'estremo oriente le pesche, in realtà erano già arrivate in epoca augustea, è veramente un inventario eccezionale. Allora, detto questo, 10 minuti, non di più, poi le domande per mostrarvi qualche immagine anche della la successiva delle logge di Raffaello in Vaticano, perché in effetti queste logge, in cui sempre Giovanni da Udine, che vedete qui il ritratto, ha un ruolo da protagonista, la successiva, queste logge si ubicano vicino al cortile del Belvedere nel Palazzo Vaticano, vedete la freccia che vi indica, e sono identificate, citate come la Bibbia di Raffaello. In realtà
la successiva, purtroppo non è possibile al momento visitarle perché almeno fino al precedente Papa, erano vicinissime agli appartamenti vaticani. E per motivi di sicurezza ne era inibito la visita. In realtà lo stato di conservazione non è dei migliori e meriterebbero effettivamente un'attenzione particolare, un restauro. Vedete lungo loggiato in cui, a differenza della, non vorrei fare semplificazioni non giuste per i colleghi storici dell'arte. Comunque possiamo dire che a livello stilistico c'è una parte, per quanto mi riguarda l'aspetto naturalistico, una parte che raffigura i festoni con attenzione di carattere naturalistico simile alla loggia di Psiche. Qui siamo 2 anni dopo, 2 o 3 anni dopo, quindi siamo una delle ultime opere di Raffaello. E però a questo si associano gli stucchi e le grottesche che sono di ispirazione della Domus Aurea, quindi con uno stile completamente diverso, in più le scene bibliche di cui non vi parlerò perché hanno comunque un carattere più paesaggistico e diciamo la natura è a contorno. Vediamo ancora, però sulle altre due voglio mostrarvi dei dettagli. Vabbè, è interessante notare che in questo caso si vede proprio la tecnica esecutiva con i tamponi. I tamponi che mostrano la presenza di cartoni con cui venivano eseguiti i disegni. La maggior parte è a fresco, ma c'è anche qualcosa di a secco. Avanti ancora. Vi volevo mostrare come diciamo, la bellezza di questo loggiato ha colpito tanti regnanti, fra cui Caterina la Grande. E nel Museo dell'Ermitage a San Pietroburgo, come vedete dall'immagine di destra, c'è una replica grandezza naturale esattamente di queste logge. Avanti ancora. E qui vedete appunto Caterina la Grande che, ammirata, commissiona delle pitture, in realtà non saranno affresche, farà dipingere su rotoli di tela delle copie delle raffigurazioni e farà qualche variazione, questa è normale, piccole variazioni per imprimere a lei il protagonismo, ovviamente. Vediamo avanti e infatti vediamo come appunto la raffigurazione sia molto omologa, ma vedete in cima al regnante del mondo c'è lei, ovviamente la loggia originale non c'è lei, ma insomma è evidente che questa è una licenza che si prende avendo apprezzato e volendo replicare qualcosa di eccezionale nel suo contesto. Avanti ancora. Qui vedete appunto repliche fra la Farnesina, no, scusate, le logge di Raffaello in Vaticano e l'Ermitage che ci mostrano la fedeltà con queste piccole modifiche dei modelli pittorici. Avanti ancora. Qui torniamo al Vaticano. Vedete appunto il centro dei pilastri col suo sfondo azzurro, questi festoni che non sono così tondi e massicci, ma belli ovviamente, quelli del pergolato della Farnesina, sono a mazzi. Forse più leggeri, ma il tutto deve simulare il cielo, un'apertura verso l'esterno. Vediamo ancora. E qui vedete i dettagli di queste pitture. Posso dire che a livello quantitativo siamo scesi rispetto alla loggia di Amore Psiche. Qui è quasi la metà, da un punto di vista naturalistico, la biodiversità dipinta, ma non inferiore per bellezza. Andiamo avanti. E interesse, qui vedete dettagli, ho messo qualche pianta dal vivo, avanti ancora e vedete ciliegie, prugne, pere, mele, fichi, ancora dei dettagli, arancia amari, olivo, avanti, giuggiole e vite, avanti ancora.
Devo essere rapida, qui solo per mostrarvi i dettagli, l'attenzione naturalistica sempre della scuola di Raffaello e Giovanni da Udine in particolare. Avanti ancora. Qui vedete, ecco, sì, varie tipologie di mele, dal melo domestico a quello selvatico, con le tante varietà che, fra l'altro, appunto, stiamo ricostruendo perché, da un punto di vista anche del recupero storico delle varietà, è interessante usare queste fonti. Avanti ancora. La zucca Maxima, che per l'epoca era eccezionale, oggi forse non ci colpisce tanto, ma sottolineo, era appena arrivata dall'America, nessuno l'aveva mai vista. Avanti ancora. Le querce dipinte con le sue galle. Le galle sono queste protuberanze scure, tonde, giganti, che forse vi sono, l'avrete notate dei boschi, ma forse non so se quanti di voi sappiano che erano utilizzate per fare gli inchiostri. Gli inchiostri venivano fatti per molti secoli prendendo queste escrezioni patologiche, fra l'altro, delle piante, buttate in vetriolo. Venivano rilasciati gallodannati e così si scriveva. Il motivo per cui sulle carte antiche spesso in corrispondenza agli inchiostri c'è un'erosione della pagina. Ma qui mi interessava soprattutto farmi notare come ogni dettaglio è osservato e dipinto. Avanti ancora. Qui volevo invece dare un cenno a un'altra parte della pittura della natura che è collegata allo stile delle grottesche. E infatti, qui vedete queste volute vegetalizzate, ma in una continua metamorfosi, sono raffigurate sia dipinte che negli stucchi, con scene di vita molto suggestive. Vediamo ancora la successiva. E qui, vedete, qui potete osservare come a volte, ecco, qui sono dipinte un po' a secco e quindi il colore si è un po' alterato e sono ricorrenti anche nell'arte romana, da Ostia Antica alla Rapaces, a tutti i monumenti romani hanno queste volute metamorfiche. Avanti ancora. E qui potete vedere appunto alcuni dei pilastrini con scene naturalisticamente molto interessanti. E qui un corbezzolo, ma tutto messo ovviamente in un qualcosa che è una fedele imitazione della natura, ma organizzata in maniera fantastica. Avanti ancora. E ancora finocchi. Aquilegge, quindi piante comuni nei campi, piante facilmente osservabili, avanti. E tutto proveniente dal fatto che questi pittori, sappiamo, sono stati i primi osservatori delle pitture della Domus Aurea, da cui il nome grottesche. E questa è un'immagine inedita che ho potuto prendere vari anni fa perché ho studiato anche la Domus Aurea dal punto di vista conservativo. E problemi microbiologici, eccetera, e questo è il cigno nero di Nerone. Avanti. E qui vedete alcune volte, certamente c'è tutto il fenomeno di carbonatazione degli affreschi e quindi la leggibilità che diventa minore, ma se si tolgono lo stato di carbonato, le pitture sono ancora conservate. Avanti ancora. Qui vedete un rilievo dei giardini sovrastanti la Domus Aurea, perché sapete, la Domus Aurea è stata interrata da Traiano che ne ha fatto le sue terme. Oggi anche tutto questo si è modificato da pochi anni perché la sovrintendenza ha deciso di creare un giardino che è diverso, che potesse essere non problematico per le pitture, perché pensate, un parco sopra le volte della Domus Aurea crea problemi di vario tipo. Avanti ancora. Qui vedete delle volte dipinte della Domus Aurea, ma lo mostrate perché vedrete che straordinaria similitudine c'è con le logge di Raffaello. Con questo non dico che l'abbiano tutto dipinto copiando la Domus Aurea, ma erano modelli evidentemente ricorrenti nell'antico e quindi potevano aver osservato. Vediamo ancora. E qui appunto vedete il pilastrino
Allora, in alto orizzontale Domus Aurea, ma guardate, questa è anche in basso a Domus Aurea, e a sinistra invece Loggia di Raffaello. Guardate la straordinaria analogia formale, quindi frutto di un'osservazione di qualcosa di omologo. Avanti ancora. E in effetti qui ho voluto mescolare cose della Domus Aurea e cose in alto Domus Aurea e invece pitture prese dalle logge di Raffaello in Vaticano. È evidente che gli antichi avessero avuto modo di avvicinarsi a queste pitture e trarne l'ispirazione nei dettagli, questo lo sappiamo che erano visitato, ma nei dettagli veramente straordinari. Avanti ancora. Anche questo è a sinistra è Domus Aurea. Destra, Loggia di Raffaello. Cos'è quella pianta in basso? È una carlina, una pianta molto comune nei contesti romani, ma guardate con quale straordinaria attenzione. Avanti ancora. Vedo un Roberto Verona in sala d'attesa. Ah, perché io non riesco a vederlo da qui, quindi. Allora, ammetto io? Sì. Ho messo io. E anche qui vedete la omologia di rappresentazioni. Qui siamo nelle logge di Raffaello. Avanti ancora. E qui vedete logge di Raffaello e invece in basso c'è una stringa in cui ho messo la pianta nella Domus Aurea e a destra in ultimo la pianta dal vero. Quindi quella non è una pittura l'ultima, è la pianta vera. Quindi, insomma, pittori, e guardate anche i colori. Il secondo, guardate dalla Domus Aurea come invece è copiato e raffigurato dalle logge Raffaello. Quindi, comunque, si tratta di un'ispirazione dalla natura e dall'antico evidentissima. Avanti ancora. Qui vedete altri elementi fantastici, e fra cui la metamorfosi, vedete, questa chimera zoologico-botanica in cui un corpo di un animale, un po' un leone, ma con una testa diversa e con delle ali, poi si vegetalizza. E certamente un commento che posso fare io, ma farete meglio voi sicuramente. Lo spirito della cultura romana era uno spirito diverso. L'idea della metamorfosi nel mondo romano, a mio avviso, è un'idea del fatto che nella cultura pagana antica si accettava la morte perché c'era la rinascita continua in qualcos'altro e quindi la metamorfosi è uno strumento di rinascita. Viceversa, nel mondo cristiano rinascimentale, la metamorfosi e questo è una sorta a volte di capriccio dell'imitazione dell'antico. Questo mi è stato sottolineato da Buranelli, ex direttore del Musei Vaticani, che ovviamente per chi scopriva l'antico in una cultura di 1500 anni dopo, chi riscopriva l'antico l'avrebbe letto con la cultura del momento. E il fatto di creare queste metamorfosi utilizzando l'input dell'antico va letto con un significato diverso e questo sono d'accordo ovviamente. Avanti ancora. Ecco, arrivo alla fine con sempre questo tutto vegetalizzato in cui vedete veramente c'è una commistione ampia fra umano, vegetale e animale. Io dell'animale ho parlato poco, anzi niente quasi. Però anche qui sarebbe un elemento di lettura non così ricco come il mondo delle piante, ma sicuramente molto interessante. Grazie mille. Intanto anch'io, come gli altri relatori, ringrazio in primo luogo l'Università degli Studi di Udine e la Fondazione Aldo Furlan e in particolare Caterina e Alessandro per il cortesissimo invito. Ecco, adesso cerchiamo di condividere il contenuto. In prima di tutto, questo era il frontespizio e questo è un motto, poi capirete perché. È un motto, ovviamente Giovanni, ma il motto di Egidio da Viterbo, capirete perché.
Andiamo subito al dunque. All'epoca in cui Ernst Gombrich visitò la Galleria Palatina, Palazzo Pitti, per studiare dal vivo la Madonna della Seggiola, in vista della conferenza che avrebbe tenuto nel novembre del 1955, una curiosa leggenda sulla genesi del dipinto circolava tra le guide locali. La sua originaria formulazione rimontava a un libro per l'infanzia di Ernst von Uwald del 1820. A ragguagliarci lo stesso Gombrich nel saggio Raphael's Madonna della Sedia, uscito l'anno seguente. Gli antefatti di quella storia curiosa erano da un lato un salvataggio, un eremita rifugiatosi su una quercia per sfuggire all'attacco di un branco di lupi veniva tratto in salvo dalla coraggiosa figlia di un vinaio. E dall'altro una profezia. L'eremita, riconoscente, vaticinò una vita immortale sia per la donna che per la quercia. Passarono molti anni prima che Raffaello entrasse in scena in quella trama narrativa. Nel frattempo la quercia era stata abbattuta e il legno tramutato in botti per il vino, mentre la giovane donna si era sposata ed era divenuta madre di due bambini. La bellezza della donna e il suo amore materno attrassero l'attenzione del pittore nel corso di una passeggiata che lo condusse casualmente al suo cospetto. Sprovvisto degli strumenti di lavoro, per non perdere l'ispirazione, improvvisò con quello che aveva a disposizione un pezzo di gesso e per supporto il fondo di una delle botti sparse intorno. Ne nacque un capolavoro. Nel corso della prima metà dell'Ottocento, la storia venne richiamata in dipinti e in stampe sia in area tedesca che italiana, per esempio da August Ferdinand Opfakarten. Non ho trovato purtroppo il dipinto, ma l'acqua forte desunta, da Johann Michael Wittmer, siamo nel 1853, e da Dionigi Faconti, 1849. Ancora nell'Italia del secondo dopoguerra veniva riproposta quella storia ai visitatori della trama della Galleria Fiorentina in un numero abbastanza ampio di varianti, una più incredibile dell'altra. Si andava dall'individuazione della fornarina nel volto della Madonna, all'uso della botte per la mancanza di denari da parte dello squattrinato pittore che, come allora sappiamo, allora era al massimo della sua possibilità economiche. Come affermava una guida di lingua inglese pronta a sostenere l'esistenza a Firenze della documentazione relativa, insisto su questo perché ancora le guide ci propinano discorsi molto fantasiosi. Gombrich, fagocitato dall'enfasi narrativa delle guide, dovette restare affascinato dall'apporto disinibito della tradizione orale collettiva al testo scritto. E forse le bizzarre interpretazioni dell'aspetto materiale del dipinto realizzato su un tondo di legno di pioppo del diametro effettivamente simile a quello del fondo di una botte concorsero in qualche modo a ispirare le pagine del suo saggio acuto e penetrante. Assai più numerose furono le copie pittoriche, in qualche caso i disegni derivati dall'opera stessa. Per non parlare delle trascrizioni a stampa avviate già nella seconda metà del Cinquecento con un bulino che riportava la preghiera indulgenziata da Gregorio XIII. Ancora per la mia generazione non era infrequente imbattersi in incisioni che costituivano comuni su pellettili di casa. La Madonna della Seggiola era entrata a far parte del lessico familiare assieme alle foto di famiglia. Ricordo ancora la grande stampa francese dell'Ottocento appesa nella camera dei miei genitori. Per alcuni la consuetudine con l'immagine raffaellesca diede luogo a un certo distacco, forse dovuto ad assuefazione, per altri viceversa a un'affettuosa intimità. Personalmente mi infastidiva l'uso eccessivo o perlomeno
per meglio dire, l'abuso di quel dipinto anche in termini devozionali. Oggetto delle costanti attenzioni di storici dell'arte di diversi paesi del mondo, la Madonna della Seggiola può anche contare su esaurienti strumenti di lavoro del museo di appartenenza, naturalmente. Sono schede compilate nell'84 in occasione di una mostra su Raffaello e nel catalogo della Galleria Palatina, il volume uscito nel 2014. Vere e proprie miniere di informazioni che contemplano le vicende conservative del passato e quelle più recenti, la storia della provenienza, i commenti dei viaggiatori del Grand Tour, che nella seconda metà del Settecento considerarono unanimemente la Madonna della Seggiola un capolavoro. Con rigore filologico, quelle schede riepilogano la fortuna critica proseguita senza soluzione di continuità fino ai nostri giorni, dopo l'iniziale silenzio di Giorgio Vasari, spiegato con la destinazione privata della tavola, e dopo la mancata segnalazione di altri autori del Cinquecento e del Seicento. Unica eccezione, le poche ma azzeccatissime parole, ve le proietto senza leggerle, potete ripercorrerle voi, espresse da Francesco Cannelli nel microcosmo della pittura del 1657. Può sembrare dunque un'impresa azzardata ritornare su un dipinto tanto noto, con il rischio di ripetere quanto è stato già più volte detto, semmai potrebbero apportare qualche elemento inedito, nuove indagini tecniche che oggi possono contare su un avvalersi di una strumentazione certamente tecnica più evoluta di quella che fu utilizzata in occasione del restauro del centenario della nascita di Raffaello. Ma al di là di questo, poco altro, rimane il fatto che il silenzio delle fonti cinquecentesche continua a gettare un'ombra di mistero sulla committenza e sulla più antica provenienza del tondo, la cui prima traccia risale all'inventario della Tribuna degli Uffizi del 1589. Lacune conoscitive entrambe difficilmente colmabili in modo definitivo se non alla base, alla luce di nuovi reperimenti documentari, ma non bisogna disperare. Il dipinto offre ancora molti spunti di riflessione, come spesso accade per le opere di Raffaello, rimaste pressoché costantemente davanti ai nostri occhi. A uno sguardo più attento, anche le più scontate si mostrano per quello che sono veramente il frutto di sottili e meditati equilibri tra aspetti formali e contenutistici. La Madonna della Seggiola suscita interesse non solo per il suo indubbio valore artistico, ma anche perché può essere assunta emblema della complessità dell'arte dell'Urbinate, che si è una complessità che si manifesta persino in un dipinto di modeste dimensioni e apparentemente senza grandi pretese iconografiche. L'epoca della sua realizzazione coincide con i primi anni 10 del Cinquecento. L'opera è stata infatti più spesso datata tra il 1512 e il 14, salvo qualche lieve oscillazione al 1511-12 o al 1515. Nel corso della mia indagine cercherò di circoscrivere più esattamente questo arco temporale, fissando l'esecuzione entro il 1513, in un momento in cui l'artista attivo nella stanza di Leodoro, se da un lato guardava le figure michelangiolesche della volta Sistina, recentemente scoperta, e si dimostrava sensibile alle accensioni, scusate, cromatiche veneziane, dall'altro era uno spettatore in prima linea e per certi versi anche un protagonista dei fatti storici più rilevanti che maturavano nella corte pontificia. Mi richiamo ancora una volta a Gombrich, ma ora a uno studio uscito nel 1979, The Sense of Order, a quanto mi risulta mai considerato da chi si è occupato della Madonna della Seggiola. Una ragione c'è,
Quando in quello scritto lo storico dell'arte viennese ritornò sulla tavola, era piuttosto per la sua cornice monumentale, che studi abbastanza recenti dicono realizzata forse al momento del trasferimento dell'opera a Palazzo Pitti nel 1698 su disegno di Giacinto Maria Marmi o di Giovan Battista Foggini. Sulla tavola in sé Gombrich scrisse poche ma illuminanti parole che vi proietto sottolineando in azzurro il punto centrale da cui parte la mia indagine. Vedete, lui parla della scarf, della sciarpa e del trono, degli elementi decorativi del trono come elementi secondari ma che in realtà potrebbero costituire un punto di partenza per un'indagine. In effetti, sciarpa e sedia costituiscono due elementi fondamentali per la comprensione del dipinto che non possono essere né trascurati né separati tra loro e neppure, aggiungo, devono essere disgiunti dalla forma del tondo. Solo dall'unione di tutti e tre questi elementi, tondo, sciarpa, trono, esso, il tondo, acquista il suo senso compiuto. Tondo, sede e sciarpa costituiranno dunque i tre punti chiave intorno al quale ci intratterremo. Il tondo. Se pensiamo al tondo inteso come figura geometrica, la sua presenza all'interno della produzione pittorica raffaellesca è senza dubbio assai ricorrente. Lo incontriamo riproposto in dettagli decorativi, nella disposizione circolare delle figure intorno a un fulcro centrale, nella struttura compositiva del semicerchio, in predelle e soffitti e in molte altre modalità ancora, dove ogni volta è finalizzato una specifica strategia narrativa. Viceversa, non sono molti i tondi pittorici realizzati dall'artista in ordine cronologico: la Madonna Connestabile, la Madonna Terra Nuova, la Sacra Famiglia della Palma e la Madonna d'Alba, la più vicina cronologicamente al tondo della Palatina, che chiude questa modesta sequela. Doveva però essere inizialmente inserito in un tondo anche la Madonna detta del Granduca, come mostra lo studio preparatorio degli Uffizi. Quanto alla Madonna dei Candelabri, le sue attuali condizioni di conservazione potrebbero essere all'origine della scarsa considerazione della critica, per lo più orientata a vedervi la presenza della bottega con o senza l'intervento diretto del maestro. L'idea compositiva della Madonna col bambino affiancata da angeli che reggono candelabri doveva comunque aspettare l'Urbinate. Infatti, richiamo a prototipi bizantini mediati da mosaici medievali romani, in questo caso questo mosaico del Santa Maria d'Araceli, dello scorcio del secolo XIII, si iscrive assai bene nel consapevole recupero da parte di Raffaello di modelli artistici paleocristiani e bizantini, significativo anche nell'economia del mio contributo. Nella Sacra Famiglia della Palma e nella Madonna d'Alba, l'artista intendeva sostituire la forma sferica al quadrangolo albertiano per conferire una profondità di campo visivo alla raffigurazione, raccordando le figure in primo piano agli sfondi paesistici in lontananza. Un'intenzione diversa è manifestata nella Madonna della Seggiola, dove il gruppo della Madonna con il bambino è disposto in primo piano, mentre spetta un insieme di elementi figurativi suggerire una modesta profondità. Lo stagio della spalliera, i piedini e il gomito di Gesù, il braccio di Maria e il suo ginocchio sollevato, le teste della madre e del figlio che si toccano rimanendo su piani leggermente diversi e l'arretramento di San Giovanni. Per l'incombere delle due figure principali sul primo piano si è pensato a un possibile antefatto visivo del paragone tra pittura e scultura e di conseguenza si è confrontato il tondo con di Raffaello, con il famoso tondo Pitti e il tondo Taddei,
di Michelangelo, noti all'artista marchigiano sin dall'epoca del suo soggiorno a Firenze. A casa Taddei, dove era ospitato, Raffaello copiò la scultura, infatti, e ne trasse ispirazione in alcuni studi di Madonne con il Bambino, veri e propri palinsesti di idee per opere pittoriche messe a punto in quegli anni. Ciò non esclude il confronto anche con il Tondo Doni, dipinto da Buonarroti per quello stesso Agnolo Doni che commissionò all'Urbinate il proprio ritratto e quello della consorte Maddalena, ma il senso della profondità era voluto da Raffaello nel dipinto, era più vicino ai due tondi scolpiti. Il paragone tra pittura e scultura per il tondo di Raffaello è un'ipotesi interpretativa, a mio parere, da non scartare. Se si pensa che in anni assai vicini alla realizzazione dell'opera e con largo anticipo rispetto all'indagine promossa, come voi sapete, da Benedetto Varchi a partire dal 1546, l'amico caro di Raffaello, Baldassare Castiglione, si era impegnato a sostenere nel Cortegiano, per bocca del conte Ludovico Canossa, la superiorità della pittura sulla scultura. La posizione dell'Urbinate sul tema mostrò dapprima una sostanziale sintonia con i tentativi di Leonardo di stabilire una teoria del paragone tra pittura, poesia e scultura. Fu solo in un secondo momento che egli si spinse ancora oltre, affermando un nuovo primato del disegno, cui era riservato il compito di abbattere i confini tra le tre arti piuttosto che unificarle. Sotto il segno del disegno, come era più avanti Vasari. Ciò avvenne mentre parallelamente cresceva la sua figura di artista universale in concomitanza con gli impegni assunti come architetto culminanti nella nomina ufficiale ad architetto di San Pietro, 1 agosto del 14. Anche se questo processo era già avviato ai tempi della Madonna della Seggiola, scusate, questo vi avevo preparato anche i due dipinti realizzati per lo stesso committente del Tondo Doni da Raffaello. Ritorniamo alla Madonna della Seggiola. Anche, dicevo, se questo processo di abbattimento tra i confini delle arti era già avviato ai tempi della Madonna della Seggiola, mi sembra che nel dipinto Raffaello rimanga sostanzialmente aderente al paragone leonardiano tra pittura, poesia e scultura, in particolare al nesso tra pittura e poesia. Poi, più avanti, rivelando la fonte testuale e come interagisce Raffaello con la fonte testuale, vedremo perché dico questo. Dal punto di vista compositivo, la Madonna della Seggiola potrebbe rappresentare l'esito finale di alcuni fogli con varianti rispetto al soggetto della Madonna in atteggiamento affettuoso con il bambino. Lo evinciamo da questo studio di Madonna per il bambino, con il bambino al Musée des Beaux-Arts di Lille, dove accanto al disegno principale a pietra rossa, preparatorio per la Madonna d'Alba, vediamo su in alto, nello studio in alto a sinistra, prime idee per la Madonna della Seggiola o anche per la Madonna della Tenda di Monaco. In effetti il legame però non è così stringente come è stato pensato, tanto da far pensare, a mio parere, a un progetto grafico per una versione pittorica in formato già che partiva e rimaneva in formato rettangolare. Casomai più o meno coeva alla Madonna d'Alba. L'idea abbozzata potrebbe essere stata successivamente ripresa per il tondo della Palatina. Mi chiedo se l'autore della Madonna con il Bambino, nota come Madonna Wellington, il nome di Giulio Romano riaffermato di recente ha però comportato qualche divergenza di opinione. Mi chiedo se l'autore, oltre a conoscere la Madonna della Seggiola, possa aver avuto accesso a simili pensieri grafici dell'Urbinate, finendo per fondere tra loro elementi di due opere distinte, dove a rimarcare la differenza tra le due, tra le varie opere era il formato. Il tondo a pitti, però,
non è solo o semplicemente il risultato di una variante sul tema indifferente alla scelta del formato. Questo è difficile dirlo per Raffaello, bisogna essere sempre più cauti e approfondire le questioni. Il tondo di Pittip, a mio parere, assume il tondo e la soluzione del tondo uno specifico significato iconografico. Si è già scritto della dimensione spirituale del tondo, si è scritto sulla sua analogia con lo specchio, presente nella letteratura antica e nei documenti, sul fatto che i tondi possono essere pensati come specchi devozionali o specula pittorici che assicurano un legame fra la terra e il cielo per il raggiungimento della salvezza cristiana, e si è scritto anche sul paragone avanzato negli scritti teologici tra gli specchi e le figure della Trinità e della Vergine. Su questo non mi trattengo pertanto. Si è inoltre analizzato il formato del tondo pittorico, individuando nella Madonna della Seggiola un culmine espressivo. Le parole più belle a questo proposito le ha scritte Burckhardt, c'è la passo in tedesco e la traduzione in italiano, nei suoi Vorträge del 1844-1887. Proprio sulla scia di queste osservazioni di Burckhardt, uno studioso moderno, Rudolf Arnheim, nel The Power of the Center, A Study of Composition in the Visual Arts del 1982, sosteneva che il tondo può essere considerato il formato più bello perché ci trasferisce al di là delle limitazioni dello spazio gravitazionale terrestre fino al modello fondamentale della concentricità, lui dice, cosmica. Ciò che qui mi interessa però è un altro aspetto ancora, ossia la materialità dell'oggetto dipinto, quella famosa tavoletta di tondo, tonda di legno che sta fatto nascere la leggenda del fondo della botte, e la sua morfologia appunto analoga allo specchio, che costituisce un soggetto di ricerca molto meno indagato, anzi solo accennato, ma non approfondito, per quanto fondamentale. Alla domanda se esiste in generale, una domanda in generale, non rivolta necessariamente alla Madonna della Seggiola, se esiste un rapporto tra la forma del supporto di un dipinto e la rappresentazione pittorica, la risposta non può essere che positiva. Pensiamo al caso emblematico dell'autoritratto allo specchio convesso del Parmigianino. Qui l'intenzione dell'artista non era quella di realizzare un autoritratto con l'aiuto di uno specchio, ma di creare l'illusione che la pittura fosse lo specchio. E a tal fine conferì al supporto una forma bombata, simulando gli specchi da barbiere, ce lo ricorda, ce lo racconta molto efficacemente Giorgio Vasari in una bellissima ekphrasis. Era chiaro che il Parmigianino non desiderava ottenere una perfetta mimesis della natura, poiché la scelta dello specchio convesso, con le sue inevitabili distorsioni di lettura solo parzialmente corretto nel busto e nella testa, concorreva a smontare una costruzione ordinata secondo i criteri della prospettiva centrale. Apparentemente, più rassicurante rispetto all'autoritratto dell'artista di Parma, la Madonna della Seggiola colloca su un piano ancora più complesso i rapporti tra gli aspetti materiali, i valori simbolici e il significato ultimo della composizione, avvalendosi di metafore. Se il tondo ha la forma di uno specchio, anzi si identifica con esso, Maria e Gesù rappresentano lo speculum spirituale. Dunque lo specchio spirituale si riflette in uno specchio fisico e lo eleva a strumento di salvezza. In questa complessità di rimandi incrociati tra materialità e spiritualità e viceversa, si inserisce la riflessione di Raffaello sulla forma geometrica del supporto circolare. In sé perfetta, ma difficile da gestire per la rappresentazione dello spazio pittorico. Tanto più se davvero, come è stato supposto,
Raffaello usò uno specchio convesso piuttosto che uno specchio piano, distaccandosi intenzionalmente dalle raccomandazioni in chiave naturalistica di Leon Battista Alberti e di Leonardo. L'artista esibisce qui le sue difficoltà piuttosto che nasconderle. E nelle figure di Maria e di Gesù riflesse in primo piano non ostenta effetti di verosimiglianza naturalistica, anche se non li smentisce completamente, concentrato sulle sottili corrispondenze con il soggetto. Nell'assecondare il ritmo curvilino della figurazione tramite il ginocchio sollevato di Maria, egli si serve di quella che è parsa una soluzione non completamente riuscita per enfatizzare l'atteggiamento protettivo della madre nei confronti del figlio seduto sulle sue ginocchia. Il ginocchio alzato funge pressoché da schienale. Una linea retta tracciata dalla sua sommità si ricollega quasi perfettamente alla sommità dell'ostaggio della spalliera, collegando idealmente quest'ultima a quella sorta di sedile azzurro improvvisato da Maria per il figlio. E dunque, parlando di sedili e di sedia, passiamo al secondo elemento, mentre sorseggio un poco di caffè, che è la sedia. Del secondo motivo iconografico si è già detto in relazione alla funzione di elemento ortogonale dell'ostaggio, che conferisce una spinta verticale alla rappresentazione e serve come indicatore dei piani di profondità, raccordando l'interno all'esterno, il gruppo divino allo spettatore. Nell'economia del dipinto riveste un ruolo strategico, anche se la sua posizione non è centrale, ma forse anche per questo. L'ostaggio riverbera una luce dorata che si ricollega agli effetti luministici nella frangia della spalliera, nel polsino della veste della Madonna, nella sua aureola, in quella di San Giovanni, nella croce di quest'ultimo e finalmente nei raggi di luce sul capo del bambino, quest'ultimi simili a fiammelle dorate. Poco dopo la Madonna della Seggiola, nella liberazione di San Pietro della stanza di Leodoro, Raffaello si sarebbe misurato con fonti di luce diverse e autonome, sia naturali che divine, che concorrevano in quel caso a scandire la narrazione dei tre momenti successivi del racconto degli Atti degli Apostoli. Nel tondo conservato a Palazzo Pitti, i riflessi di luce sullo stagno sembrano derivare da condizioni luministiche naturali. A questo proposito, una certa ambiguità nasce dall'osservazione dei tocchi di luce in basso verso il centro sul secondo elemento decorativo. Vi richiamo la vostra attenzione, soprattutto dei vostri giovani occhi, perché questo è un punto molto divertente, quasi un gioco intellettuale che ho fatto con amici. Anche loro hanno visto quello che ho visto io, però non diciamo che in questo caso è un elemento che non porta niente, nel caso non fosse vero, non pregiudica la mia ipotesi di lettura del dipinto. Ve lo offro semplicemente come esempio di tanti giochi che facevano allora gli artisti lavorando su anche il dettaglio minimale. Vedete qua c'è. Io vedo quasi una sagoma indistinta di una finestra con apertura centrale e due colonne o paraste laterali, simili a quella che compare, vedete, su in alto nella stanza della scuola, scusate, nella scuola di Atene. Certo, non si tratta di un elemento distinguibile e certo, nettamente distinguibile come adesso qui è riproposto. Come nel caso, per esempio, della finestra che vedete sul pomello del ritratto di Leone X con i due cardinali cugini, Giulio de' Medici e Luigi de' Rossi. No, non è allo stessa stregua, ma non è neppure totalmente un riflesso totalmente aniconico come quello che troviamo nei pomelli della sedia raffigurata nel ritratto di Giulio II alla National Gallery di Londra.
se fosse davvero possibile vedere un qualche elemento con elementi, non dico con quella finestra, ma con elementi decorativi, elementi con finestre, tipologie di finestre su quali stava riflettendo in quel momento Raffaello, gli anni sono quelli, appunto, della scuola di Atene, forse un significato potrebbe avere anche questa cosa. Ma lasciamola qui con un gioco intellettuale e procediamo con le cose serie. Un fatto è certo, la Vergine nella Madonna siede su una sedia di fattura non comune, ben diversa da, per esempio, questa sedia in questo dipinto, in questo disegno dell'Ashmolean Museum, che poi venne divulgato da un burino della bottega di Marcantonio Raimondi ed è anche noto in derivazioni pittoriche della scuola di Raffaello, oppure anche in questo altro disegno di Cezzor, dove qui l'elemento della sedia però in realtà è solo marginale in fondo, compare molto di più nel bulino che ne derivò Marco Dente, qui appena accennato, ma è una spalliera tutto sommato, anche qui appena accennata, ma di una sedia dall'aspetto piuttosto comune. Viceversa, qui insomma, la spalliera dotata di frangia dorata e lo staggio tornito e lavorato parla di ben altro. Konrad Oberuber fu il primo che collegò la sedia del tondo alla tipologia della sedia camerale, riservata agli alti funzionari papali e facendo espresso riferimento a quella che abbiamo appena visto del ritratto di Giulio II. In realtà le sedie di Maria sono assolutamente d'accordo, però aggiungo che c'è un elemento, almeno in questa sedia, che riconduce inevitabilmente al ritratto di Leone X con i due cardinali cugini. Guardate il globo che sormonta lo staggio qui, che appunto si riconduce al globo che sormonta lo staggio in quel dipinto. In quel caso il riferimento alle palle, le cosiddette palle medicee, è inevitabile, chiaro e incontro inconfutabile. Un'ultima osservazione: lo staggio, vedete, appare quasi distaccato dalla spalliera. In YouTube circolano anche interpretazioni, anche geniali, ma molto, diciamo, molto fantasiosi, che vedono quella frangia come parte finale dello scialle di Maria, invece la frangia è la frangia della spalliera. Ma perché esiste, possono capitare questi errori di percezione? Ma perché appunto qui vedete, volutamente, io credo Raffaello voglia non risolva in termini prospettici adeguati il rapporto staggio spalliera e proprio distaccandole, ponendole in primo piano, anche se decentrato, ribadisce la rilevanza più simbolica, oltre che strutturale, dello staggio stesso. Ma a questo punto, accennato al terzo elemento, alla sciarpa, simile a uno sciallo o una stola, sembra incrociarsi sul petto, avvolge le spalle della Madonna e sembra, anzi quasi certamente si vede, si incrocia sul petto. Rappresenta un unicum nella produzione di Raffaello e dunque nel contesto della raffigurazione assume un significato prevalente su quell'asciugatoio vergato, come viene definitivo. Definito, scusate, quella sorta appunto di turbante, no? Di fascia di seta avviluppato a modo di turbante sul capo della Vergine, che non è infrequente in opere anche abbastanza vicine, vedete ritrovare per esempio la Madonna della Seggiola e soprattutto nella Madonna della Tenda. La sciarpa e l'asciugatoio nel loro insieme potrebbero ricondurre alla sciarpa vergata
che avvolge il capo e le spalle della Madonna del Magnificat di Sandro Botticelli, anche se nel dipinto raffaellesco abbiamo due elementi distinti realizzati in stoffe diverse, qui è un unico solo elemento. Il tessuto vergato del turbante appartiene, e qui io mi sono avvalsa di letture e anche di confronti con storici e specialisti dei tessuti, appartiene a una produzione diffusa a livello soprattutto popolare e almeno originariamente di provenienza medio orientale. E senza dubbio più particolare la sciarpa operata a larghe bande orizzontali, i cui motivi quadrangolari hanno ricordato una tipologia decorativa genericamente definita, speriamo di non di pronunciare bene, mutakhat, per la presenza del modulo geometrizzante. Per approfondire ulteriormente questa tipologia ho chiesto, ripeto, a vari specialisti e alla fine sono giunta insieme a loro alla conclusione che la sciarpa richiama manufatti di epoca e fattura mameluca, come il gruppo di vesti dalla tomba a Jabal Adda in Nubia di un tal Gapoyapa, opere della fine del XIII secolo, la cui tipologia tuttavia perdurò assai a lungo, tanto che una provenienza egiziana o siriana per la stola si iscriverebbe perfettamente nel quadro delle relazioni commerciali ben attestate tra l'Italia e il vicino Oriente mamelucco prima e ottomano poi. Non si può peraltro escludere una produzione già italiana per simili tessuti caratterizzati da motivi islamizzanti ormai assimilati alle manifatture nostrane. Se il nostro sguardo scivola lungo la sciarpa, più o meno sino al punto dove si incrocia sul petto di Maria, intercettiamo un dettaglio tutt'altro che secondario, il braccio del bambino nascosto sotto di essa, come mi segnala Gerhard Wolf. Potremmo trovarci di fronte a una variante iconografica del bambino che distende il braccio verso la veste della Madonna, giungendo talvolta ad afferrarne il bordo, cui Raffaello si era già interessato, vedete, con l'attenzione rivolta a esempi pittorici trecenteschi. Ma il braccio della bambino ripiegato compare anche nella Madonna Tempi, anche risalente alla fine del periodo trascorso a Firenze, dove le figure della madre e del figlio sono fissate in un affettuoso guancia a guancia e in un atteggiamento di intimità che ricorda questi modelli donatelliani, per esempio qui c'è la lunetta al centro, non si vede tanto, ma abbiamo del miracolo del neonato lo stesso atteggiamento. Del resto anche per la Madonna della Seggiola si è fatto ricorso a Donatello e soprattutto alla Madonna Pazzi, e non c'è dubbio che la complessità dell'immagine nasca dalla contaminazione tra prototipi trecenteschi ed esempi scultorei donatelliani. Qui c'è un passaggio un po' complesso su, magari ve lo risparmio, su un prototipo paleocristiano che in realtà è stato rintracciato all'inizio del secolo scorso, non è pertinente, ma vale in generale come attenzione da parte di Raffaello ai modelli paleocristiani. Questo è un punto molto importante anche per capire il senso finale, come in un saggio, come in un giallo, arriveremo solo in fondo alla possibile destinazione e committenza. Mi pare tuttavia che il richiamo più pertinente per la Madonna della Seggiola sia al prototipo bizantino della Glicofilusa o Eleusa, dove, oltre all'affettuosa intimità tra madre e figlio, gli sguardi che si scambiano tra loro o con i devoti si caricano di un significato primario, soprattutto quello della Madonna da cui trapela la consapevolezza del destino di morte del figlio. In questa variante iconografica della posizione del braccio ripiegato piuttosto che disteso, assume una particolare rilevanza nel nostro contesto il fatto che
nel tondo.pt sia ricoperto, nel tondo a Pitti, scusate, il tondo Pitti è di Michelangelo, sia ricoperto dalla sciarpa. Proprio quella sciarpa, il modo in cui è avvolta sulle spalle di Maria e nasconde il braccio del bambino e in aggiunta alla vicinanza cronologica e per certi versi stilistici della Madonna della Seggiola con l'affresco del profeta Isaia in Sant'Agostino a Roma, mi hanno condotto all'individuazione di una possibile fonte testuale. La svelerò tra poco, ma prima ancora devo spendere qualche parola su questo affresco. Che sovrasta, vedete, il gruppo scultoreo della Vergine con il bambino e Sant'Anna di Andrea Sansovino sul pilastro presso cui volle la propria tomba il protonotario apostolico lussemburghese Johann Goritz, committente di entrambe le opere. Goritz, detto con soprannome virgiliano Coricius, era un erede dell'Accademia Romana di Pomponio Leto e un fervido promotore di devozione cristiana e di miti pagani al tempo stesso. Al suo cenacolo letterario nella villa presso il Foro Traiano partecipavano tra gli altri Jacopo Sadoleto e Pietro Bembo, i due segretari domestici pontifici, nonché Egidio da Viterbo, Fedra Inghirame, Baldassarre Castiglione, nomi per la maggior parte connessi a Raffaello. L'esecuzione della scultura e dell'affresco, non menzionato nel contratto del 13 dicembre 1510 per la concessione della cappella Goritz, non furono perfettamente coincidenti. Lo sappiamo in base a una serie concomitante di ragioni, non solo stilistiche. Nel cartiglio che il profeta offre alla lettura dei fedeli, abbiamo scritto un versetto desunto da Isaia, il 26:2. So io ve lo ripropongo nelle due versioni italiane accreditate dalla CEI, perché ho voluto fare anche un riscontro filologico sul testo. All'epoca in cui venne eseguito l'altare in Sant'Agostino, risiedeva nella chiesa Egidio da Viterbo, al quale viene fatta giustamente risalire la scelta dei versetti. Egidio, nominato generale dell'ordine dagli Agostiniani da Giulio II alla fine del giugno del 1506, oltre a esercitare un forte ascendente su Goritz, conosceva molte lingue antiche, ma nell'ebraico scorgeva il linguaggio sacro, l'unico trasmesso agli uomini dallo Spirito Santo. Non è un caso che nei versi sul cartiglio siano state individuate varianti rispetto al testo canonico e neppure sembra casuale la compresenza di altre due iscrizioni, una in greco sopra la testa di Isaia, adesso qui non si vedono tanto, e in latino al di sotto della statua. Le tre riferite ovviamente al programma iconografico. Nell'affresco si è intravisto di recente l'annuncio dell'elezione di Papa Leone X, il cardinale Giovanni, figlio di Lorenzo dei Medici, nel quale Goritz riponeva le proprie aspettative di una nuova età dell'oro. Se così fosse, l'Isaia non solo rappresenta la prima reazione in termini cronologici alla Volta Sistina, ma vede accrescere la sua importanza all'interno della produzione raffaellesca. Siamo ben al di là della precisazione di una poetica personale contraddistinta da un fluido cromatismo di ascendenza veneziana, perseguito persino nella tecnica esecutiva, che conferisce alla figura monumentale michelangiolesca inediti caratteri di dinamismo, movimento, energia e forza comunicativa. Tutto questo c'è. È innegabile, però a mio parere, unendo Venezia, per dirla semplicemente, con Roma, il centro Italia, Firenze, Roma, Raffaello intese presentare al nuovo pontefice un'arte che sapesse coniugare al più alto livello diverse componenti artistiche. In altri termini, un'arte più adeguata a quella politica di leadership tra i principi cristiani, italiani e non solo, che si auspicava per il neoeletto Leone X. Ma torniamo alla sua
Madonna della seggiola e la sua fonte testuale. C'è un passo in Isaia dove si parla di sciarpa o in alternativa di cintura come simboli del potere conferito da Dio. Sono alcuni versetti della profezia contro Sebna, funzionario del re, siamo 2, Isaia 2, 5 e 25, che narrano del rovesciamento del potere appunto tra Sebna e Eliakim, figlio di Celchia. Io ve li proietto e spero di aver interpretato bene questi nomi italianizzati, ma dall'ebraico, di cui mi formerò sulla corretta pronuncia. Il passo è ancora una volta desunto dai testi dalla Bibbia di Gerusalemme a cura della Conferenza Episcopale Italiana nell'edizio Princeps del 1971. Nell'edizione della CEI del 2008 l'unica variante di rilievo è la sostituzione del termine sciarpa con la parola cintura. La cintura, ossia il cingulo o cingolo dal latino cingulum, presente nella Vulgata, ritorna nella sua volgarizzazione nella Bibbia di appunto Niccolò Malerbi, uscita a Venezia nel 1471, la Bibbia che possedeva e utilizzava Michelangelo, e nella sua prima edizione illustrata, edita nel 1490. Non è possibile al momento ricostruire se Raffaello avesse avuto accesso a queste edizioni o a una diversa e più personale lezione di Isaia fornitagli da Egidio da Viterbo, che oltre a conoscere bene l'ebraico faceva uso frequente, questo è noto, di diversi testi del profeta. La profezia di Isaia era un testo fondamentale per Egidio e per altri della sua cerchia. Abbiamo visto come tra persone della sua cerchia c'erano anche conoscenti di Raffaello. Dal canto suo Raffaello avrebbe potuto avvalersi personalmente della Vulgata come delle Bibbie volgarizzate e tramite il padre agostiniano persino del testo ebraico, dove la parola Avenet introduce, e anche qui mi sono avvalsa di un biblista che conosce molto bene l'ebraico perché altrimenti non ci sarei saltata fuori. La parola Avenet introduce un'ampia casistica di significati: fascia, banda, lista, nastro, fusciacca, sino a indicare, qui interessa molto a noi, più genericamente qualsiasi segno di ufficio e dignità, in queste forme variate. Questa ricchezza polisemantica del termine lascia spazio a un'ecfrasis non strettamente letterale, ma subordinata al messaggio implicito dell'opera. Allo stesso modo di una fascia, che è l'accezione probabilmente più rispondente all'ebraico Avenet e al cingulum della Vulgata, una sciarpa può cingere la tunica alla vita o sui fianchi, ma può anche ricoprire le spalle incrociandosi sul petto e magari annodandosi alla vita. Vi faccio vedere un esempio di segno, di insegna del potere, di una dignità, non del potere, di una dignità che ha questo tipo di incroci. D'altra parte, proprio sulle spalle del prescelto Eliakim viene posta dal Signore la chiave della casa di Davide, secondo il versetto 22, che costituisce il sottotesto biblico universalmente riconosciuto come primato di Pietro. Lascerei dunque all'artista un margine di libertà interpretativa nel raffigurare una sciarpa o fascia incrociata sul petto e forse cinta in vita, per procedere oltre raccogliendo altri indizi ancora. E qui giungiamo a Leone X. La committenza è stata per lo più contesa tra Giulio II e Leone X, ma non è mancato chi ha pensato in alternativa a un anonimo gentiluomo fiorentino a causa dell'utilizzo di un formato che incontrava un costante favore soprattutto a Firenze e che a queste date era più difficile incontrare altrove, il formato del tondo intendo dire. Su Giulio II si è ritornati di recente
collocando l'opera, anticipando anche proprio per questo l'opera al 1512 circa, in ragione del fatto che se il committente o il destinatario fosse stato Leone X, essa avrebbe dovuto trovarsi nelle collezioni Medice non molto dopo la sua morte, avvenuta nel 1521. Si potrebbe aggiungere a favore dell'ipotesi di Giulio II la sua crescente devozione per la Madonna, se non fosse che una cronologia al 1512 mi sembra un poco alta in base a considerazioni specificamente stilistiche, che sono sempre quelle da cui dobbiamo comunque partire per non appoggiare arbitrariamente dei documenti a dei dipinti. Non è detto poi che committenza e destinazione, questo è un punto importante, coincidessero. Qualora il pontefice fosse stato solo il destinatario e non il committente, può darsi che il dipinto non l'avesse raggiunto o fosse stato da lui stesso donato in seguito ad altri, come talora succedeva. Pensate al caso del Parmigianino, della Madonna della Rosa e via dicendo. Mi concentro perciò sugli aspetti formali più rilevanti che possono costituire indizi. L'adozione del tondo, che rinvia più facilmente a un gusto fiorentino. La sedia, elemento centrale nell'organizzazione dello spazio, analogamente a quanto avverrà nel ritratto di Leone X con i suoi cardinali e i cugini. E infine lo sfoggio di un copricapo e di uno scialle che si richiama, pur differenziandosene, al precedente autorevole per l'area fiorentina del Botticelli. Tondo, sedia e sciarpa, i tre elementi su cui ho fissato fin dagli inizi la mia attenzione, mi vengono in aiuto per stabilire che, se non la committenza, almeno la destinazione doveva verosimilmente essere legata a Firenze, o meglio un personaggio fiorentino. Finalmente, la datazione dell'opera per motivi stilistici calza a pennello con quel 1513 che vede la scomparsa il 21 febbraio di Giulio II e qui ulteriori indizi provengono dai versetti iniziali della profezia contro Sebna. Sarebbero da leggere, vi leggo solo l'incipit. Cosa dice il Signore Dio degli eserciti? Recati da questo ministro presso Sebna, il maggiordomo, che si taglia in alto il sepolcro e si scava nella rupe la tomba. Che cosa possiedi tu qui e chi hai tu qui che ti stai scovando qui con un sepolcro, eccetera, eccetera. È molto bello anche la fine. Là morirai, là finiranno i tuoi sontuosi cocchi, sono anche i carri di guerra, o ignominia del palazzo del tuo signore. L'espressione il Signore Dio degli eserciti, agli occhi dei contemporanei, poteva apparire un monito anche post mortem per il Papa Guerriero per antonomasia, il quale in vita si era sostituito al Dio degli eserciti. Giulio II, sappiamo in realtà, era una personalità dalle tante sfaccettature che andarono accentuandosi soprattutto negli ultimi tempi e il ritratto che diede di lui Raffaello a Londra, forse anche con la intenzionale regia dello stesso pontefice, non è certo trionfalistico. Ciò nonostante, agli occhi dei contemporanei rimaneva pur sempre il Papa Guerriero. Viceversa, da più parti in Italia e altrove, erano in molti, tra questi anche Erasmo, a riporre in Leone X la speranza di una svolta decisiva sul piano della pacificazione della cristianità e della riforma della Chiesa dopo gli anni di piombo del Papa della Rovere. A farmi pensare a un'allusione in quel Sebna a Giulio II e soprattutto l'accenno nel passo citato all'erezione del sepolcro. Si taglia in alto il sepolcro e si scava nella rupe la tomba, che richiama il suo mausoleo all'epoca di schiacciante attualità, se consideriamo l'esecuzione del dipinto avvenuta nella primavera del 13. Michelangelo riprese infatti a occuparsi delle sculture per la tomba papale dopo la morte del pontefice e il 6 maggio del 1513 fu stipulato un primo contratto con gli eredi di Giulio II, un contratto a capestro, insomma, non ve lo sto a dire. Tutto ciò mi lascia credere, a partire dalla più verosimile cronologia dell'opera su base stilistica, che il possibile destinatario del tondo fosse Leone X. Ma chi era il committente?
Le scoperte allusioni a Giulio II e alla sua disgrazia, coincidente in questo caso con la scomparsa, potrebbero far pensare al neoeletto pontefice o anche lo stesso Medici quando era ancora cardinale Giovanni, se si situa l'esecuzione leggermente prima. Sarei però dell'avviso che il committente sia da rintracciare più probabilmente tra quanti accolsero con favore la candidatura di Giovanni o inneggiarono alla sua recente nomina, oppure ne celebrarono i primissimi tempi da pontefice, a seconda della cronologia, che è nel 13 ma può oscillare di qualche mese. Per esempio, Egidio da Viterbo a suo tempo manifestò la più viva soddisfazione per l'elezione di Leone X, pur avendo assicurato dapprima Giulio II piena lealtà e appoggio incondizionato per il Concilio Lateranense V. Nella sua Historia Viginti Secolorum, scritta durante il Concilio, Leone X figura nella decima o ventesima età in cui si assiste alla completa rivelazione di Dio e al ritorno dell'età dell'oro delle origini, dopo le anticipazioni intervenute durante il pontificato di Giulio II. Nel Papa Medici, egli vedeva la possibilità di un'armoniosa conciliazione tra culture classiche e cultura cristiana. D'altra parte, altri personaggi ancora, tra quanti intrattennero rapporti con Raffaello, sostennero la candidatura del Medici, Jacopo Sardoleto e soprattutto il poeta Antonio de Tebaldeo e l'umanista letterario diplomatico Castiglione, che era molto intrinseco di Raffaello. Ma chi esercitò un ruolo fondamentale per l'elezione di Giovanni fu il suo segretario e conclavista, eccolo qua, Bernardo Dovizi, detto il Bibbiena, da lungo tempo al servizio dei Medici, anche come sapete molto in contatto poi con Raffaello. Qui interessante questo, perché ci fu un turbolente rapporto del Bibbiena. Sono costretto a interrompere. Sto finendo e arrivo alle conclusioni. Non leggo, ma arrivo. Alla fine io ho pensato che fosse lui il possibile committente, il destinatario Leone X, il committente lui, perché vi posso citare, non è il caso, ma ne ho anche qui trascritte delle frasi e delle espressioni molto brutte rivolte a Giulio II nella corrispondenza intrattenuta da lui con Giulio dei Medici e con Giovanni, cioè frasi estremamente significative di un rapporto turbolento e della volontà di non vederlo più. E quindi tutto come in una specie di mosaico, tutto ritorna e potrebbe essere lui. Poi mi ero anche intrattenuta in realtà, e questo è un punto importante, ma posso riservarlo per il futuro, non per la discussione, perché non dicendo, sull'aspetto islamizzante della sciarpa e sul problema della riunificazione delle due chiese all'epoca. Comunque sia, questa lettura non è una lettura che io indico come definitiva, è una proposta di lettura su cui lavorerò, anche se ora la offro alla vostra discussione in una forma già abbastanza completa. È soprattutto un tentativo di togliere, cioè rimuovere questo dipinto, ma forse anche la figura di Raffaello in generale, da una visione troppo ideale o idealizzante che non rende conto della non dà conto della complessità della sua arte e della capacità di un'arte di unire diversi elementi tutti insieme, di offrire diverse letture, approcci di lettura, livelli di lettura, non solo a noi col senno di poi, ma soprattutto tra loro, all'interno della sua cerchia e all'interno di chi gli commissionava opere di questo genere.
Bene, grazie, io sono molto felice e onorata di essere qui. E dunque io mi voglio anche liberare da un piccolo imbarazzo, perché ho scelto un tema e un titolo, anzi, così ampio da insomma essere quasi generico e da spiegare poco. In realtà ho voluto mantenere un perimetro comodo per scegliere muovendomi un po' su un doppio registro. Di quale fortuna parliamo? Parliamo della fortuna dei modelli intramontabili, indefettibili di Raffaello, che nelle accademie diventano materia imprescindibile di studio. Le accademie nascono e sono consustanziali alla lezione di Raffaello, o nell'Ottocento possiamo parlare anche della fortuna della sua figura. Ultimamente la si è definita fortuna figurata, la fortuna dell'immagine del Raffaello. L'Ottocento è il secolo rispetto appunto a un fenomeno che è internazionale di lunga durata, quello appunto della fortuna. L'Ottocento è il secolo della apoteosi totale, cioè un'espansione del mito che conosce forme di un vero e proprio culto. Ricordiamo quello che diceva Angre: Raffaello non era solo il più grande, Raffaello era bello, era buono, era tutto, era un dio in terra. E rispetto però a questo doppio registro su cui appunto vorrò muovermi, la fortuna dei modelli, soprattutto nelle accademie, e la fortuna dell'immagine di Raffaello, quella produzione aneddotica e agiografica anche intorno a episodi della sua vita, io vorrei appunto integrare una prospettiva molto angolata, che per portare appunto alla vostra attenzione i risultati delle ricerche condotte in preparazione a questa mostra in corso a Perugia sulla fortuna e l'eredità di Raffaello in Accademia. Quindi ci muoveremo su temi tra loro molto diversi, anche con un cambio di scala tra macro storie e micro storie. Vedremo anche episodi molto noti. Quale criterio e quale metodo però mi sono data rispetto a questo mare magnum? Intanto mi sono limitata cronologicamente, quindi concentreremo la nostra attenzione tra la fine del 7 e i primi dell'8, proprio perché è importante capire quando c'è questo cambio di passo, cioè quali sono quegli episodi e quei fenomeni che costituiscono un po' un innesco rispetto al nuovo corso della fortuna ottocentesca. E parlandovi anche delle cose di Perugia, quindi ci muoveremo tra Roma, Parigi e un po' di Perugia, cercherò anche di mettere in evidenza quelli che sono i rapporti tra centro e periferia, che costituiscono sempre una dinamica molto interessante anche per quello che riguarda la fortuna di Raffaello nell'Ottocento, in particolare nelle accademie dello Stato Pontificio. L'Accademia di Perugia, per l'alta formazione artistica, è nell'Ottocento il terzo polo, dopo l'Accademia di San Luca e l'Accademia di Bologna. Cercheremo di capire come in questo circuito di maestri che si aggiornano sui modelli anche del Raffaello giovane, del Raffaello che opera tra Toscana, Umbria e Marche, vedremo appunto come c'è uno spostamento di accento. A un certo punto, soprattutto dicevo per l'area pontificia, netto è il recupero dei modelli del Raffaello giovane. Quindi tra purismo, nazareni e
episodi, per così dire, particolarmente luminosi della fortuna di Raffaello, sto pensando in particolare ad Angre, ci muoveremo in queste coordinate. Credo che sia sempre molto suggestivo, così per entrare in situazione, richiamare un celebre passo del Viaggio in Italia di Goethe, che ci dà qualche suggestione per iniziare un po' questo periplo sulla fortuna ottocentesca di Raffaello. Ho visto nella Farnesina la storia di Psiche, le cui riproduzioni a colori rallegrano da tempo le mie stanze. Poi in San Pietro in Montorio la trasfigurazione di Raffaello, tutte vecchie conoscenze, direi quasi amicizie, che ci si è fatti da lontano per corrispondenza, ma che ora, finalmente, possiamo vedere in viso. Certo, il vivere fra loro è tutta un'altra cosa. Due indicazioni ci sono utili in questo momento. L'attenzione rivolta a quel capolavoro consacrato anche da Winckelmann, i suoi principi dell'imitazione, come un modello insuperabile, che è appunto la trasfigurazione, e il ruolo giocato dalle riproduzioni. Nell'Ottocento, tra fine 7 e primi 8, le incisioni di traduzione conoscono un incremento vertiginoso, non stiamo qui a dire anche cose molto note, e questo a partire dalla prima storia dell'arte illustrata con Seruda Jeancourt, che dedica un posto d'eccezione a Raffaello con 16 tra le tavole più belle di quest'opera, che viene pubblicata in modo integrale nel 1823, ma che è pronta fin dagli anni 80 del Settecento e comincia a uscire a Parigi nel primo decennio dell'Ottocento. Quindi tra gli addetti ai lavori è materia viva, è materia nuova anche da esplorare, e questo ci dà un po' il calibro anche di una rinnovata attenzione ai modelli raffaelleschi, che, dicevo, attraverso le stampe di traduzione alimentano una vera e propria industria, perché sto pensando appunto a quanto densa sia questa stagione calcografica, che vede tra i suoi protagonisti Dorigny per la Francia, ma Volpato soprattutto, e Giovanni Folo, e anche Tommaso Piroli. Faccio in particolare questi nomi perché preparando appunto la mostra, esplorando questo materiale, che lo dico anche a beneficio dei dottorandi, è in gran parte inedito. All'Accademia di Perugia si conservano oltre 6.000 disegni e qualche migliaio di stampe, alcune rarissime e anche molto antiche. Quindi è un materiale in parte ancora, non dico da inventariare, perché così non è, ma da catalogare, quindi nel senso più compiuto del termine. E dicevo, per capire come ci si muove, no? Siamo entrati in questo nell'accademia come fosse un laboratorio per studiare come veniva studiato Raffaello, ci siamo anche molto interrogati sugli accessi di questi repertori, sulle date anche, per comprendere se c'è un allineamento immediato rispetto a quella che è la fortuna di queste stampe di incisioni di traduzione. E da questo punto di vista l'aggiornamento è, direi, quasi in tempo reale. Noi abbiamo delle raccolte, dicevo, che all'epoca erano considerate irrinunciabili. Sto pensando a questa dedicata proprio alle estremità della trasfigurazione di Raffaello, disegnate da Vincenzo Camuccini e incise da Giovanni Folo, che sono in parte andate disperse proprio perché
Nelle accademie si diventa artisti copiando, ma la copia spesso significa ricalco, quindi queste stampe erano utilizzate proprio per mettere a punto e analizzare come un po' in vitro anche soluzioni compositive o formali che potessero poi andare a costituire un repertorio cui attingere per soluzioni da utilizzare in disegni o addirittura quadri di invenzione. Quindi non tante novità da questo punto di vista, perché insomma la trasfigurazione è uno dei paradigmi, no, della lezione di Raffaello all'Accademia Perugia, nulla di nuovo, ma chi è che è garante di questo aggiornamento immediato? Il direttore dell'Accademia è Baldassarre Orsini, che era precettore a Roma dei figli di Anton Raphael Mengs, quindi come dire, nella stanza dei bottoni del classicismo internazionale, e Baldassarre Orsini, che è direttore tra la fine del 7 e i primi dell'Ottocento, si preoccupa di incrementare non solo tutto quello che è un repertorio appunto calcografico, eredità di questo secolo di rame, come l'aveva definito Lanzi, ma anche di incrementare la gipsoteca. Lo studio dell'antico non è mai disgiunto dallo studio dei modelli raffaelleschi, e questo ci dice anche come la varietà delle incisioni attinga anche a un repertorio riconducibile appunto ai capolavori romani, che sono studiati e riprodotti anche in disegni di piccolo o piccolissimo formato. Si studiano anche gli ornati a partire da queste incisioni. Voglio anche dirvi che naturalmente non è soltanto la trasfigurazione l'opera sulla quale si concentrano le lezioni degli insegnanti che si avvicendano in accademia in questi primi anni, naturalmente anche le stanze. Abbiamo esposto dei disegni di altissima qualità, come forse si può vedere, attribuendoli anche ad artisti meno noti, ma che ci danno proprio la misura della densità di una sperimentazione e di una verifica anche su questi modelli che costante. Uno dei repertori che entra molto presto in Accademia a Perugia è la Vita inedita, gli sarebbe piaciuto, di Raffaello da Urbino, pubblicata nel 1790, che come noto costituisce una delle fonti di ispirazione per tutta quella che è una produzione di rappresentazioni di episodi della vita di Raffaello. A Comolli guarderà anche Angre, come è noto, e questo adesso mi è funzionale per spostarci su un altro piano e di andare a richiamare molto velocemente, devo dire, cose piuttosto note che però ci aiutano anche a precisare i momenti in cui si assiste a un cambiamento, a quel cambio di passo che dicevo prima. Legata alla fortuna della trasfigurazione e allo stesso tempo debitrice a repertori come quello che abbiamo visto, anche appunto il Comolli, ma insomma agli inizi, tra la fine del 7 e gli inizi dell'8 si moltiplica poi una produzione anche
storiografica o aneddotica che alimenta, diciamo, la sperimentazione degli artisti, dicevo, legata alla fortuna della trasfigurazione, è un dipinto oggi disperso, ma che conosciamo attraverso questo disegno, che viene presentato al Salon del 1804, riscuotendo un enorme successo. Inizia qui un fenomeno che è stato magistralmente indagato da Francis Haskell all'inizio degli anni 70, e dicevo, inizia qui un fenomeno di lunga durata che nel corso dell'Ottocento si arricchirà poi di invenzioni, spesso anche di fantasia, ma che all'inizio del secolo si arricchisce anche di contenuti etici e di riflessioni attraverso le quali l'artista si specchia nel grande inarrivabile modello per riflettere appunto su quello che è il ruolo, no, nella modernità. Con Engel questo lo vedremo, è particolarmente evidente. Quello che sorprende il pubblico abituato alla pittura di storia, che certo non viene messa in discussione da dipinti come questi, oppure vi mostro subito, ecco, questo altrettanto celebre, presentato al Salon del 1806, dicevo, non mettono in discussione la gerarchia dei generi, siamo sempre nell'ambito della pittura di storia, si è arricchita la gamma, si è arricchita la gamma e si va a indagare in un mondo che Morelli avrebbe detto di cose non immaginate, cioè non viste ma vere immaginate a un tempo, che suscitano anche poi una grande curiosità. Ora, al di là degli anacronismi, al di là delle licenze più o meno poetiche, ci sono degli elementi che ricorrono a sottolineare anche, come dicevo un attimo fa, il ruolo del genio. Appunto la rappresentazione, l'iconografia è il pretesto per vedere appunto come sul letto di morte, al letto di morte, al capezzale di Raffaello, accorrano i grandi del suo tempo, mecenati, amici e anche nemici, perché in questo dipinto sullo sfondo si vede anche Michelangelo, e diciamo che al di là di quelle che sono, no, i piccoli artifici pensati per sedurre e affascinare il pubblico, c'è, o almeno ci si sforza di mantenersi aderenti al racconto intanto vasariano, che poi è il racconto che di fatto ispira anche un testo proprio come quello del Comolli, che l'aveva spacciata quella biografia di Raffaello come inedita, in realtà appunto non lo è, e diciamo, nella Roma di Leone X è una sorta di la rappresentazione della morte di Raffaello è la consacrazione in vita dell'artista che, come ben sappiamo, insomma, è subito mito, è subito leggenda. E da questo punto di vista i due dipinti che vi ho appena mostrato si discostano da quello che a mia conoscenza è l'unico precedente legato alla iconografia della morte di Raffaello, un precedente settecentesco, questo disegno che però ci restituisce la scena in una dimensione allegorica, le muse appunto e le grazie, anche se non rinuncia a un pathos, a una forza drammatica che sono assolutamente impressionanti. Questo tipo di iconografia
verrà consacrata in quella che è la biografia apologetica più famosa, quella appunto del Cathemer de Quincy, che pubblica il testo nel 1824 e nell'edizione italiana curata da Francesco Longhena nel 1829. È un modo per assumere, no, in un registro alto quella che è una produzione che non vuole, non deve essere appunto aneddotica, ma deve avere anche finalità educative, didascaliche, edificanti. Vorrei con un cambio così un po' repentino, parlarvi anche di un altro dipinto che in quello stesso Salon del 1806 anima il dibattito, perché al di là dell'accoglienza più o meno favorevole, è abbastanza evidente come certe iconografie poi stimolino, no, il confronto, il dibattito tra chi valuta anche in maniera contrastante la riuscita di queste messe in scena. Si dirà, ad esempio, dei dipinti che abbiamo appena visto: ah, ma sì, ma in fondo parlo di Monsieur, si vede che in fondo è stato dipinto in Francia. Di Bergeret si dirà esattamente il contrario. Sembra proprio una rappresentazione in presa diretta, è riuscita talmente a calarsi in quel contesto da restituire con verità la concitazione del momento. Il dibattito in quel salon è anche però polarizzato da una presenza così ingombrante, come questo ritratto di Napoleone, che dimostro per due motivi. Intanto perché ci introduce a quello che è senz'altro l'episodio più luminoso della fortuna di Raffaello nell'Ottocento, come ben noto, che appunto la rivisitazione, mettiamola così, di Ingres del modello raffaellesco. Ma ho scelto di mettere questa immagine per almeno due motivi. Intanto perché convivono due istanze e due componenti estetiche e stilistiche, cioè la componente, per così dire, più arcaizzante della formazione di Ingres, quello che fa dire è un dipinto gotico e barbaro, cioè un dipinto, che non si comprende, che è molto lontano da quello che è diciamo, la norma, no, codificata del ritratto. C'è chi ironizza con una evidente allusione all'omofonia, no? Che Napoleone malingre, cioè gracile, ma è chiaro che è un gioco di parole per dire molto mal dipinto da Ingres. E però, dicevo, mi preme sottolineare questo arcaismo e questo primitivismo che Ingres porta in dote, perché, come vedremo, è una delle strade, e ve lo dimostrerò tra qualche diapositiva, attraverso cui arriva a Raffaello. E vi sembrerà un azzardo, ma ne riparliamo tra un attimo. Ma ho scelto di mettere anche questo dipinto per un altro motivo. È un ritratto che è molto probabilmente destinato a una sede italiana, Milano o forse Genova. Sullo sfondo si intravede lo stemma d'Italia, è uno di quei dipinti funzionali a sottolineare il vistoso cambio d'assetto politico che c'è stato e che sia appunto destinato all'Italia. La dimensione italiana è proprio così individuata, sottolineata da Ingres nel tappeto che è
ai piedi, anzi sotto i piedi di Napoleone, dove tra i segni zodiacali il segno della Vergine è, guarda caso, vi faccio vedere il dettaglio un po' sfocato, la Madonna appunto della seggiola. È vero anche che questo sembra avere un po' il senso di un provocatorio trofeo, visto che è sotto i piedi di Napoleone, però vorrei anche dirvi, questo non lo troverete scritto da nessuna parte, a me è venuto anche da pensare che chissà, Engra era del segno della Vergine, chissà che non abbia voluto siglare in effigie, era nato il 29 agosto se non ricordo male, siglare in effigie questo dipinto, non tanto per dire sono della Vergine, ma sono nato, nasco nel segno di Raffaello. Intorno ad Angre, ecco, vorrei mostrare quella che può essere in controluce, in trasparenza, no? Anche la matrice, questo è un disegno che si conserva a Museo Angre a Montauban e che ci dimostra come Angre, che era anche stato molto condizionato da quelle che erano un po' le frange eversive dello studio del suo maestro, sto pensando ai Barbusse o agli Aristocrat che propugnavano appunto gruppi di artisti che proclamavano così, cioè si erano appropriati di un'estetica votata all'antico e al medioevo. C'è sicuramente anche questo in Angre, con appunto forse il suo arrivo in Italia, che Angre, come è noto, Prix de Rome, arriva in Italia proprio nell'anno in cui espone al Salon quel discusso ritratto di Napoleone nel 1806, chissà che appunto il viaggio in Italia che lo porterà subito a scoprire capolavori del Medioevo non gli faccia rivivere quelle che erano state esperienze che proprio avevano consolidato la conoscenza del Medioevo. Ora io non vorrei, voglio sorvegliarmi, perdere troppo tempo nelle letture, però non vorrei neanche dimenticare questo aspetto, appunto il primitivismo, la radice del primitivismo di Angre. E quindi rapidamente leggo, visitando Montfaucon mi sono convinto che l'antica storia della Francia, del periodo di San Luigi e altri, è una nuova miniera da sfruttare. Un pittore di storia che si impadronisse di questo secolo potrebbe ricavarne molto, con risultati bellissimi dal punto di vista artistico. Bisogna ammettere che l'amore per la religione, che animava quegli antichi tempi guerrieri, conferiva ai dipinti un'aria mistica, semplice e grande. Ne ho concluso che dovevo incamminarmi per questa strada, che era quella giusta a limitarmi a esplorare i greci, senza i quali non c'era vera salvezza, e amalgamarli, per così dire, a questo nuovo genere. È così che posso diventare un abile innovatore spirituale e conferire alle mie opere quel bel carattere sinora sconosciuto e che esiste soltanto nelle opere di Raffaello. Si fonda proprio su questo mélange di antico, medioevo e naturalmente lezioni di Raffaello, la mistura esplosiva, lasciatemi così dire questa licenza, della appunto proposta così di innovar serbando di Angre. Eccolo proprio un po' a ridosso del suo arrivo in Italia. E in Italia Serrato si fa subito il confronto e lo studio con i capolavori non solo raffaelleschi. Tra i suoi pensieri, le sue notazioni, quella che sto per leggervi è un'iscrizione che si trova su un suo disegno. Ancora una volta si trova questo stretto intreccio tra interesse per il Medioevo, mai disgiunto
la citazione, il rimando a Raffaello. E anche se non sono datati, e anzi vi dirò che le posizioni sono piuttosto, cioè la datazione è piuttosto controversa, non è escluso che la lettura e i disegni, gli appunti che prende in San Francesco ad Assisi, siano stati appunto fatti nei primissimi tempi del suo arrivo in Italia, un po' sulla scorta anche di quella attenzione al Medioevo che aveva maturato, lo abbiamo letto un attimo fa, nei suoi, così, nelle sue esplorazioni, nelle sue visite anche a Montfaucon. E che cosa annota su questo, non su questo, insomma, è un altro disegno che non vi propongo perché è illeggibile, è talmente esile che non si vede nulla, ma l'iscrizione è presa appunto da quello, dall'867.405. Cimabue è un gran pittore dello stile più alto, della sua appunto grandezza. Vedere quello che resta sono un po' frammentari questi appunti nelle pitture nella Basilica Superiore di San Francesco. Raffaello ha dovuto apprendere molto da queste pitture e poi appunto conclude: Cimabue, un grande disegnatore, Gesù abbracciato da Giuda, sublime. Biografi, testimoni, allievi ci dicono quanto ricorrente fosse poi questa attenzione al Medioevo e ci ritorno perché anche qui sono parole di Ingres, la sottolineatura è, sembra quasi un paradosso detto da Ingres, anche io so perfettamente che questo naso è troppo appuntito, che quegli occhi sono di pesce, forma di pesce, ma bisogna inginocchiarsi davanti perché, sta parlando quindi sempre di disegni di Cimabue o di qualche maestro della Basilica Superiore, perché Raffaello stesso non ha mai raggiunto un'espressione simile. E insomma, detto da Ingres, fa un po' saltare sulla sedia. Sappiamo appunto di quale ossessione, no? Quale ossessione sia stato Raffaello per Ingres, eppure questo, diciamo, questo apparentamento con la pittura di Cimabue e di Giotto non va dimenticato, soprattutto perché si fonda su quella primarietà del disegno. Ingres diceva: il disegno è la probità dell'arte, che poi insomma alimenta tutta la sua produzione. Richiamo una cosa molto nota tra dipinti e stucchi della Farnesina, perché sappiamo tutti che da lì nasce un dipinto che è il saggio inviato in Francia nel 1808. Questa bagnante che sembra quasi un insulto, no? Al nudo accademico così come fino a quel momento era stato inteso. È vero che lo spunto è sicuramente tratto dagli affreschi e questa non era una novità, perché anche Fragonard si era concentrato su quella figura di spalle che poi in controparte appunto ricorre varie volte, ma qui appunto il confronto con Raffaello ci dice come Ingres rispetto al modello si ponga in maniera non emulativa, non imitativa, ma
diciamo in qualche modo anche di rottura, cioè il suo è sicuramente un linguaggio qui di rottura, perché l'errore è deliberatamente perseguito, diciamo che, e questo insomma verrà ampiamente sottolineato, come le proporzioni non fossero proprio quelle auree, come le gambe troppo corte rispetto al corpo, i piedi gonfi, il collo orientato in un modo assolutamente incoerente rispetto all'orientamento della testa, ma questo nudo, che come tutti sappiamo è uno dei più clamorosi casi di autoplagio e di autocitazione, perché Ingres vi ritornerà più di 20 volte fino al 1865, un po' come se fosse, no, l'oggetto piccolo A di Lacan, cioè quindi qualcosa che è l'oggetto del desiderio, ma l'oggetto perduto da ritrovare ossessivamente in questa iconografia che ritorna, ma non è appunto uno scimmiottare Raffaello, è un andare oltre, prendere dalla sua perfezione, introdurre quegli elementi di discontinuità e di appunto errore, quello che farà dire poi a un Delacroix il raffaellismo bastardo di Ingres, qualcosa che ce la dice lunga sulla sua estetica. Il bello ideale, cioè una nozione trascendente di bellezza, non ha ragion d'essere. Il bello è tutto nella natura. Il pittore, diceva Ingres, deve saper individuare, ma non si può andare oltre quello che la natura offre. E il quadro ha una sua, in fondo, autosufficienza, autonomia, anche rispetto appunto a questa attenzione a dei dettagli, Baudelaire avrebbe detto eterocliti, cioè dei dettagli che presi singolarmente rappresentano quasi delle sgrammaticature, ma che si riconducono un po' a una più ampia, no, logica strutturale, sono subordinati un insieme che di per sé è più vero del vero e quindi è più bello, perché la bellezza distillata da un'idea, e in questo c'è tutto un po' lo scostamento rispetto all'estetica neoclassica, è meno incisiva, è meno sorprendente di una bellezza costruita sul dato di natura. Non pensare che l'amore esclusivo che porto a quest'artista me lo faccia scimmiottare, cosa tra l'altro ardua, se non impossibile. Spero di sapere essere originale nell'imitarlo. Chi dei grandi non ha mai imitato? Non si fa nulla dal nulla, è solo rendendosi familiari le idee e le invenzioni degli altri che se ne creano delle nuove. Questo è un po' il credo che ispira tutta la ricerca di Ingres. E quanto appunto sia invece una gabbia la copia servile, ce lo dimostra un'opera che si stenta, no, a immaginare uscita dalla stessa mano dopo aver visto un capolavoro come La Bagnante, no, che è appena passata tra le diapositive. Appunto, il Mercurio è un altro degli invii a Parigi, nasce da una, non è chiaro se da una richiesta, visto che poi si ritrovano in quattro a lavorare sugli affreschi, quattro pensionnaire dell'Accademia di Francia, evidentemente forse pensando a un progetto di traslazione in un contesto diverso di queste
di questi affreschi, di queste iconografie, forse per condividere così il noioso lavoro della copia, ecco, qui si vede tutta la difficoltà di adeguarsi in maniera molto aderente al modello e con risultati che insomma sono anche di durezza e di appesantimento rispetto appunto all'invenzione o alla imitazione che caratterizza invece altri dipinti. Salterei questa testimonianza che insomma sottolinea quello che abbiamo appena detto, cioè la difficoltà di copiare di Ingres, e mi sposterei per di andare verso le conclusioni anche. Sì, sì. Allora, solo per quanti minuti ho, Alessandro? Perdona che ho perso di vista il mio orologio. Diciamo 5. Vorrei soffermarmi su questo episodio che a Roma non ha conseguenze, piuttosto allogeno direi, ma che ci dice anche quanto la iconografia sacra, questa è la prima commissione pubblica di Ingres negli anni ormai della restaurazione, l'iconografia sacra ci sposti completamente un po' dalla diciamo dall'attenzione che Ingres riserva a un Raffaello diverso che qui filtra attraverso Poussin. E ho scelto di mettere questa immagine perché e questo forse anche pur nella diversità, il momento in cui il contatto con i Nazareni a Roma è più stretto. Negli stessi anni i Nazareni hanno licenziato gli affreschi di casa Bartoldi, ma eccoli qua, questa è una copia degli affreschi di casa Bartoldi, ma si vede appunto un raffaellismo completamente diverso. Questo Cristo Pantocrator di Ingres, ancora una volta il suo atteggiamento così di recupero delle iconografie arcaiche, è immerso in una luce metafisica che non è quella ingenua, semplice e aggraziata, sono parole che abbiamo trovato nei documenti, cercano artisti come i Nazareni che, e vado a concludere, in Overbeck non solo hanno, come noto, il caposcuola, ma hanno anche la persona che è più vicina a Tommaso Minardi, nel momento in cui tra la fine degli anni 10 e i primi anni 20 l'Umbria diventa una palestra, un vero e proprio luogo di tirocinio per riscoprire Raffaello giovane, e questo significa, ecco, il disegno che Tommaso Minardi, nominato direttore dell'Accademia proprio nel 1819, realizza a Perugia, e in questo appunto modo di riscoprire Raffaello giovane, ma anche gli artisti del 400 e perugino, si vede il tentativo di recuperare iconografie che al di là del Raffaello romano possano in qualche modo contrastare il maledetto stile francese, quella peste gallica, sono parole che ritroviamo nell'epistolario di Tommaso Minardi, caratterizza il raffaellismo di un altro, e concludo con questo, esponente del classicismo romano che è, scusatemi, ecco qua, Jean-Baptiste Vicard, che nel 1825 firma questo dipinto destinato a un altare della cattedrale di Perugia e che viene contestato non solo perché è di mano di un francese, cioè di quei francesi che avevano sottratto l'originale di Perugino che questo dipinto andava a sostituire, ma perché
ci mostra una concezione estetica molto diversa da quella ingenuità, da quel sorvegliatissimo equilibrio tra solidità, grazia e naturalezza, su cui si fonda invece la riscoperta del Raffaello giovane, laddove anche l'affresco della Cappella di San Severo diventa una scuola del mondo in terra umbra per nazareni e puristi.